Eccoci qua, incredibile ma vero, in questa nuova ed entusiasmante live in tre, anche se di tre ne vedete solo due. Cordialmente salutate il maestro che si sta autocensurando e la Vale che è in censura completa. Salutate, prego. Ciao a tutti. Oh, eccoci, i nani pronti a operare in quel di Moria, Moria. Ma maestro, prima tu ti sei definito con una parola che mi ha fatto riflettere. Perché ti sei definito duro? Perdono che non è vero. No, però vabbè. Prima abbiamo parlato tutte e tre insieme, hai detto che tu ti autodefinisci un duro. Perché ti ricordi quando c'è stata la diatibra con Starfield, che ho detto io ho le spalle metaforicamente grosse, ecco, nasce tutto da lì, nasce tutto dal mio, dalle mie minacce. Quindi parte, è una cosa che parte da te, quindi non è una cosa che tipo ti ricordi Sam quando era Mordor che aveva fregato l'anello a Frodo, che ha fregato un cazzo, ha condiviso l'onere, non è che ha fregato l'anello dentro, era morto Mordor, secco, così è ancora più potente, diventi proprio maestro delle illusioni con l'anello dentro Mordor. Quindi Sam, quando camminava per Mordor agli orchetti, sembrava un gigante, sembrava la stessa cosa. Sono un hobbit, ma col potere dell'illusione. Quindi siate hobbit e siate duri, bestiacce, siate hobbit e siate duri. Ciao Dino e Andrea, grazie, ciao. Allora bestiacce, stasera incredibile ma vero. Live appunto dedicata a Return to Moria. Teoricamente abbiamo sistemato il microfono della Vale, quindi a me non mi si dovrebbe sentire fino a una certa, meno che urlo, sentite. Ah! No, non c'è il cuore verde. È incredibile. Hai piombato le pareti? Perché gli ho dato il microfono Yeti e l'ho mandata in cucina. Infatti, Black Yeti. Sono sempre qui nell'angolino, mi avevi anche mutata, ho capito che non mi vuoi né vedere né sentire stasera e invece ti tocca giocare con me. Cioè, qua volano. Qua volano. L'altra volta mi sentivate doppio, lo so bestiace, perché appunto stavo usando il microfono delle cuffie, che è un microfono di merda da 30 euro, cioè le cuffie sono delle cuffie di merda da 30 euro, prese così lì per lì a cazzo al volo per fare un'altra serata dove giocavamo tutti insieme, adesso gli ho messo lo Yeti sotto la bocca, così almeno siamo tranquilli e teoricamente l'audio è migliorato. Ti ricordi noi con lo Yeti, che era ancora quando non sapevamo settarlo, che sembrava la sala da concerto? Esatto, un microfono tra l'altro, ragazzi, che non consiglio minimamente per fare streaming o video, perché anche se il microfono che c'è scritto sulla confezione si autodefinisce duro, è un microfono, ragazzi, perché ridi adesso? Fa ridere duro? No, fa ridere la parola duro, cioè non c'è un mai microfono fatto che secondo me non lo so, io farei molta attenzione, ragazzi. Ci siamo evoluti, sì, in realtà ho tirato fuori una menicono che avevamo qua da 20 anni, perché ce l'avevo qua sotto, letteralmente sotto i piedi. Uno dei primi microfoni. Uno dei primi microfoni che abbiamo avuto per il canale, è proprio vero. Allora bestiacci, attenzione però, perché io ho giocato, abbiamo giocato io e la Vale in privato. Io ho giocato da solo. Se non potevi chiamarsi, cretina. Ma che cazzo? Sento un violino sotto. Abbiamo giocato Lords of the Fall. Lords of the Ring, Return to Moria, da soli. E siamo andati parecchio avanti, nel senso che abbiamo ampliato la nostra base e le nostre aspettative. E il gioco ci ha dato dei livelli, ci ha dato delle nuove, diciamo, delle nuove direttive, delle nuove. Che cazzo ridi? Non sto ridendo. Ah, sei come quei pappagalli che c'hanno sempre la faccia felice. Sì. Ci ha dato delle nuove direttive. Scusate, anti-COVID. Che ci costringono a scendere ancora più di più nelle profondità della adesso siamo a 200, tipo 230 braccia, incredibile. 10 braccia sei sceso, non sei sceso un cazzo. E tu cosa hai fatto? Effettivamente, io l'ho fatto da solo, ma per me un cazzo, adesso mi dici i numeri. Quante yard ti sei allontanato? Quante braccia sei sceso? Ho finito il gioco, sono arrivato giù, sono arrivato a Nanos Terra. No, non è vero. Anche perché per costruire la piattaforma per scendere servono 15 diamanti neri, che è infattibile trovare. Poi da solo come fai ad affrontare le orde? Cioè, sono di meno, l'ho constatato sta cosa. Vi ricordate l'orda quando abbiamo attivato la forgia delle region, che erano tantissimi? Ecco, da solo sono molti meno, gli sciotti. A noi in due ne abbiamo tre volte tanto di quella volta lì.
evidentemente un po' come i giochi AAA From Software, se si gioca in cooperativa la difficoltà si moltiplica. Sai che ieri ho trovato il complotto in quella recensione, in quella recensione da 4 di IGN, perché il recensore che ha recensito Return to Moria per IGN è un esperto di Souls-like. Allora, a quanto pare, ragazzi, per chi non lo sapesse, abbiamo fatto due storie inerenti a sta roba qua su Instagram. Vi invito a scrivere a Instagram o TikTok in generale, i social, perché siamo rimasti scottati nell'animo, perché hanno recensito Return to Moria, quelli di IGN, non so se IGN Italia, non so che cazzo. IGN America. A IGN America, dandogli un bel 4 secco a un gioco come Gollum. Come Gollum? No, Gollum ha preso, non ha preso 6. No, ha preso 4. Ha preso 4. Cioè, gli hanno dato quel gioco. Il gioco che portiamo stasera, che è un bel gioco, oggettivamente. Poi, se tu hai dei gusti di merda, non so che cazzo di, ma oggettivamente. Secondo me, almeno la sufficienza se la merita. Esatto, e almeno la sufficienza, come minimo, se la merita. Gli hanno dato 4 esattamente come Gollum. E quindi noi un attimino lì ci siamo un po' stizziti, perché è evidente che cos'è che manca in questa situazione qua. La domanda, rispondi, cos'è che manca in questa situazione qua? Te lo dico io, aspetti, signor Duro, aspetti. Quello che manca, ragazzi, sono i soldi che non sono stati dati. Basta con questa teoria del complotto del cazzo. Ma è la verità, è la verità. Quello che manca sono i soldi che non si sono presi per fare la cazzo di recensione di merda. Secondo me non è vero, è vero. Secondo me è molto più semplice, come ho detto ieri, secondo me, visto che sono giochi di seconda fascia per IGN, lo fanno recensire a appunto un ragazzo che abbiamo visto ieri essere un freelance, che molto probabilmente non ha nessuna esperienza nei survival. Ma i freelance già non hanno esperienza in generale, no, che lavoro fa in freelance? Che cazzo vuol dire? Visto, cioè, ho la lancia libera, tu sei una lancia, tu volevi fare la lancia libera da giovane, ricordo. Io da grande farò il freelance. Sulla sua pagina di recensioni, e di tre recensioni di Destiny, The Lords of the Fallen, che gli ha dato 8, a Lords of the Fallen, questa persona, gli hanno fatto recensire anche Return to Moria. Molto probabilmente non lo fanno recensire a un senior, un gioco del genere. Ai senior fanno recensire i film o i AAA, capito qual è il discorso? Non c'è nessuna teoria del complotto, cioè del mondo, non voglio credere che il mondo faccia così schifo da essere così corruttibile anche una roba così futile come l'intrattenimento, dai. Per cortesia. Dopo questa critica sociale del maestro, dell'indignazione incredibile da parte del maestro, voglio rispondere a una domanda in chat. Allora, come sta giocando la Vale? La Vale sta giocando per mezzo di una Switch collegata a un computer depotenziata da una PlayStation 5, altrimenti software troppo forte, quindi depotenziata da una PlayStation 5, collegati con del cavo HDMI intrecciato con fili di rame, ragazzi. Questo è la postazione streaming della Vale in questo momento. Ovviamente lo sta facendo in cucina con sui fornelli, mentre sta facendo un peniluvio e i piedi appunto sono pucciati dentro. Peniluvio, perché se ci infili il pene è peniluvio, pucciato all'interno del, cosa ridi? Pucciato all'interno di quella che è una come, che mannaggia, no, fidatevi, pucciati in quella che appunto è la brodaglia che è stata cucinata ieri, non da lei ovviamente, ma da altri, da secondi, terzi, fini. Nel mentre che questa live sta andando sul demenziale e vediamo la randomicità anche del maestro evolversi in forma Gandalf. Ma Gandalf dove, porca puttana? Puttana dove? Che, guarda, delle volte se ti prendo una certa angolazione assomiglia a uno dei porri di Ithil. Perché c'ha quei peletti sopra? I peli, ma Ithil lo studia, a parte che mi ha slinguato sabato, ma l'ho studiata molto approfonditamente l'altro giorno. Anch'io l'ho studiata. Hai visto assomiglia a Trico. È vero, ha ragionissimo. Effettivamente, guarda, adesso la faccio vedere. Manca solo le corna. Per chi non conoscesse Trico, ricorda Trico. Guardate. Aspetta. No, scusate, guardate. Scusate un attimo, dove cazzo è? Ah, tra l'altro, ringrazio che chi su YouTube ci etichetta come quello che rutta e si spaventa per finta. Ah, minchia, sei rimasto scottato da sta stronzata. Sì. E si spaventa per finta durante le sue live. Apri immagine. Nuova scheda, eccola qui, ragazzi. No, non te l'ho detto solo quello. Guardate che meraviglia! Dite se non assomiglia a Ithil. Effettivamente, aspetta. Ha detto che il tuo contenuto è, oltre a ruttare e a spaventarti per finta, pure prendertela con me, perché quello ce lo devono mettere sempre. Vabbè, certo, ma quello è vero, però. Vabbè, comunque, quello il mio cane assomiglia a un altro cane in un altro gioco. Tricolo, diavi.
Sì, lo odia, lo detesta. A parte che non ho mai capito se è un maschio o una femmina, Trico, non me lo ricordo. Tra l'altro, c'è attenzione, parlando di Trico, ti viene fuori Trico Capelli, che è una lozione che si può mettere sui capelli. E guarda, vediamo se questa immagine vi ricorda qualcosa. Aspettate. Te lo ricordi il bimbo tatuato di Last Guardian? Vediamo se questa immagine vi ricorda qualcosa. Cioè, esatto, il maestro Sabaku. Allora, tricopigmentazione. Ma che cazzo ne so, schiacciato Trico è venuta fuori sta roba. Allora, bestiacce, di notizie incredibili oggi per quanto riguarda il TGdino che ritorna anche sta settimana, ne abbiamo Ayai. Che è una importantissima, non so se l'hai vista. Una importantissima, è morto e ne è morto un altro, stanno morendo tutti nel 2023. Matthew Perry, ce lo ricorderemo, è stato rinvenuto morto nella sua jacuzzi. A casa. Molto a casa. Dicono che stesse cercando aiuto sui social dove postava robe di Batman o ste robe qui, e la gente ha iniziato a dire che chiedeva aiuto e nessuno se ne era accorto. Non ho capito niente, non ha senso nulla. Cosa c'entra tipo Batman, una teoria, con Friends? Sì, c'è tipo la teoria, perché lui aveva messo tipo delle robe inerenti al segnale di Batman e si utilizza quando serve aiuto, le robe del genere. Ho visto un botto di video così su TikTok, ma tantissimi. TikTok è il male del mondo, finitela. È il male del mondo, esatto. Finitela. Ed ecco qua che ritorna, 4, il voto dato al gioco che portiamo stasera, un gioco da 4, ragazzi, ma non lasciatevi ingannare. Vabbè, fate voi, queste sono le valutazioni. Comunque fai una roba, mi sistemi il volume, perché in chat dicono che mi si sente alta, ma io l'ho già abbassato il volume. Aspetta. Vai, perché era al 200% effettivamente parla. No, comunque la notizia è importante. Sovrasto poi la... Così va meglio. Sì, va meglio, ma molto meglio. Okay, sto messo a 100 adesso in questo momento. Comunque la notizia importante non era il poverino poveraccio che faceva i segnali di Batman. È Amurant che sta facendo la sua birra al gusto vagina. L'hai visto? Quella notizia. Madonna. Ed Insomniac ci dice anche che Wolverine fa parte dell'universo, dello stesso universo di Spider-Man, e quindi noi siamo estremamente contenti di questo, di questa incredibile notizia. Questo si sapeva, Cheat. Questa roba si sapeva, cioè era ovvio. Allora, bestiacci, iniziamo a giocare. Bon, dai, basta cazzeggiare, vi facciamo vedere cosa abbiamo fatto in Return to Moria. Devo mandare il... Ma mandaci a cagare, guarda, mandaci a cagare. No, non sto scherzando. Ragazzi, no, allora abbiamo il maestro definito duro. A quanto pare c'è un'azienda che si occupa proprio di fare birre del genere. E... te vale come ti definisci? Su una scala da 1 a 10 mi devo definire come un colore. Con un aggettivo. Che fiori sei? Stronzate da catechismo. Oh, ti sei centrato, Andrea, bravi. Cioè, non è vero mai, sei sempre in alto a sinistra, non si capisce per quale motivo. Ok. Ma tra l'altro, prima avevi il dito sulla telecamera o era il polso? Era il polso. Allora, sembrava un dito. Ma quindi, cioè, io direi di andare avanti a giocare, anche perché stiamo costruendo robe a cazzo. Stiamo costruendo. Roba. Io vi devo raggiungere, però siete sempre nello stesso campo. Eccolo, durino. Però direi che appunto, cioè, andiamo avanti, non ci soffermiamo adesso sull'estetica della casa. No, però sì, facciamo vedere anche che cos'è che ha ad offrire questo gioco che vale 4, come dicono quelli che non sono stati pagati. Allora, ti mando il codice intanto, poi grazie ci mandi il codice. Allora, okay. Gioca il codice, Jeff. Il unisciti a un mondo, mentre voi non dovete vederlo questo codice, però è guardate, è tutto fatto, siamo talmente esperti che la telecamera del maestro copre il codice, cioè, perfetto. Ma anche te, tutto studiato. Te l'ho mandata, vai su WhatsApp. Dovreste mandarla anche a me. Aspetta. Ah, con una foto, perché non c'è voglia di scriverla. Quindi adesso io la rinvio a lui con una foto, perché non ho voglia di scriverla. Andrea, allora, ce l'hai? Aspetta che non suona. Eh? Non suona. Sbagliando il codice. Mannaggia te che mi hai messo il pad dietro. Eccoci, dovrebbe essere il codice corretto. Cioè, com'è l'audio, ragazzi? Certo. Diteci se è troppo alto l'audio di gioco. Se è troppo rauca la mia voce.
Non c'è ancora nessuno dentro il mondo, però. No, ragazzi, ancora Dax non gioca perché non lo vogliamo nella nostra compagnia di gioco. No, perché, ragazzi, stiamo ancora cercando di capire come orchestrare la live. Dateci un attimo di tempo e faremo. Audio ok? Forse bassino? Un pelo alto? Fate voi. Decidetevi o indecisi. Decidetevi. Ok, allora, io sono dentro. Andrea, ma tu che cazzo stavi facendo? Che frutto sei? E perché è proprio il kiwi? Sto entrando. Perché il kiwi ha quella, effettivamente, ha quel sentore di pelato, no? Perché c'ha quei pelettini in testa, però è glabro. È un frutto peloso, ma glabro anche. Sembra un coglione kiwi. Questa è la ragazzi. Sì, un frate o un coglione. Allora, un frate coglione. Dove ci troviamo? Ci troviamo all'interno delle miniere di Moria. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Oh. Siamo arrivati alle miniere. Siamo riusciti anche ad attivare la pietra del teletrasporto. Abbiamo riuscito, sì, ho sbagliato. Lapidatemi per questo. Morirò ignorante, ma almeno sexy. Ma dove siete? Io sono al primo campo. Come faccio a raggiungervi? C'è un teletrasporto. Allora, okay. Andrea, tu c'è il viaggio veloce. Aspetta, vengo da te. Guarda, ti faccio vedere. Così faccio vedere anche gli altri. Sì, ma lo vedi qua. L'avete riparato qua. Non sì. Toccarlo. Fermo. Fermo. Sto arrivando. Aspetta che spawno. Guarda che spawno. Guarda che compaio. Oh, è un ascensore praticamente. Oh. Allora. Mi sono fatto lo zaino grosso, lo scudo e l'ascia. Ah, ti sei fatto lo zaino grosso? È impossibile. Quello con la pelle. Ah, lo zaino. Bravo. Io invece sono armato di armatura. Come potete bravo. Vedere, armatura bravo. Che si chiama Lebron James. I guanti d'arme placcati di Erebor, tutto il set di Erebor e niente, abbiamo un po' di allora, di solo per dire, io cibo non ne ho. E ho un martello gay, guardate. Ce l'ho io. Pensa al martello gay, intanto non abbiamo da mangiare. Ho un maglio da guerra che è stato modificato con le rune per potenziarlo. Non abbiamo da mangiare, non c'è problema, adesso... Cucina. Allora, no, c'è proprio cibo, non ho cibo. Non c'è cibo nel forziere? No, ho già cotto due robe, ma mi mancano gli ingredienti. Cucino la carne, vai. Bravissimo. Allora dobbiamo andare a caccia, ragazzi, sarà un altro dei nostri obiettivi. Vabbè, comunque il gioco permette di appunto di costruirsi la propria base o di ampliare quello che già c'era. Quello che state vedendo l'abbiamo costruito mischiando quella che l'architettura che già era presente nel gioco con la nostra fantasia. Abbiamo qua sopra una sali. Abbiamo qua sopra un fasciatoio. Ah no, è un forno. Il fasciatoio, perché no? Effettivamente, perché non ci abbiamo pensato prima? Abbiamo qua sopra i nostri lingotti di ogni lega possibile. Abbiamo il nostro tesoro di ogni lega possibile. Andate sbircio. Oh, pipistrelli! Siamo fatti anche l'arco d'acacia. Guardate come Monsters sono. Guardate come sono performante, ragazzi. Ma chi cazzo sono? È pronta la ciccia. E ho, come potete vedere, in mano uno scudo, che non è uno scudo qualsiasi, ma bensì il baluardo. Questa qua si chiama opera d'arte. Il gioco ti permette di portare una sola opera d'arte, manufatturiato nanico, incredibile, che non si consuma mai. Quest'arma infatti non si consuma, ragazzi, quindi... Andando avanti nel gioco vi suggerisco di crearne uno, non è come Leviatano, no? Eh? Come Leviatano, che in God of War spiegavano che non si consumava mai. Non veniva mai intaccato perché appunto era fatto dai nani. Vabbè, senti, mangio, vaffanculo. Cretì. Ma cosa cazzo Cretì. C'entra God of War con il Signore degli Anelli? Cosa cazzo no, c'entra? No, ma sto dicendo taci, un altro, taci. Altro tipo di esempio, Defi. Nel mentre abbiamo anche ampliato... Era immune alla ruggine. Abbiamo anche ampliato God of War, immune alla ruggine. Abbiamo anche ampliato il campo con il focolare. Il focolare, ragazzi, è il fulcro della costruzione. Tu costruisci un altro focolare a fianco e lì puoi costruirti quel cazzo che vuoi. Ci sono le costruzioni interne e le costruzioni esterne. Tipo ad esempio... Cazzo, ma qua sotto è proprio miniera. E non si può parlare. Ci sono le essenziali, che sono le costruzioni esterne. Poi abbiamo il focolare di pietra, che è appunto il fulcro della costruzione. E queste, vedi, cucine infusi sono le robe interne. Poi abbiamo la frugale, che sono invece le costruzioni esterne. Quindi pareti, cazzi e mazzi che si possono servire anche se dobbiamo scalare una montagna o discendere una scalata o salire una montagna. Posso fare un giaciglio? Dimmi dove metterlo. Perché... Il giaciglio. Dove ci sono gli altri due, devi entrare qua, guarda. Qui sopra. Guano di pipistrello. Ah, lo metto proprio qua davanti, che romperà le palle. Ho del guano di pipistrello, ci tiriamo in modo ilare la cacca.
Ma andiamo a scavare, a fare qualcosa? Andiamo a scavare. Smettila di arare. Dobbiamo. Devi seguirmi e andare di qua. Ma io volevo far vedere le miniere di Moria. Guardate che bello, ragazzi. Non c'è niente da vedere, è tutto roccia. È tutto spento perché adesso è notte. Però guardate che bello. C'è un orco. Vado. Il famoso orco boia. Eh sì, abbastanza. È forte l'amico. Allora, attenzione, volevo farvi vedere questo. Intanto gli tiro i calci. I need a better weapon for this. Sullo stinco. I need a better weapon. E poi c'è l'attacco speciale che è, non l'ho fatto. Che è, sarebbe questo qua. Vediamo se riesco a farlo. Cos'è che ho preso? La vena Guzdul. Bellissimo. Mi serve per fare la birra. Abbiamo fatto anche un coso per la birra. Devo fare una torcia. Guzdul, tra l'altro, era quel rider che ci stava portando da mangiare l'altra volta. Dico. Ah, sì, assolutamente. Il re dei goblin. Ovviamente, ragazzi, Asgrab. Qualsiasi riferimento a persone e cose, non sto dicendo che le persone siano delle cose, anche se per alcune culture, vabbè, comunque, qualsiasi riferimento un po' goblin, per persone e cose è un riferimento puramente casuale. È sotto assedio. Ma come? Secondo, siamo sotto assedio. Ma questo? Oh, qua, sì, stanno cadendo qui dal cielo. Cadono dal cielo, finalmente, un po' d'azione. Perfetto, ragazzi, siete capitati nel momento clou. Ci stanno attaccando, io me ne starò qui, buono, cauto. Allora, aspetta che mi riparo la roba. Però, ragazzi, io dovevo dormire perché non ho stamina. Però adesso, cioè. Come cazzo faccio a combattere con due cubi di stamina? Vabbè, morirò. Scopriranno che c'è ancora un nano armato di martello. Allora, l'assedio è importante perché ci serve per trovare. Caputtana vacca bastarda, crepa fuori da casa mia. Ci serve per trovare i diamanti neri che sono sporchi di sangue, assolutamente. Ma allo stesso tempo ci. Basta. Finito? Ma va, ti pare appena inizio. Ah, è terminato. Questo sarebbe stato un assedio. Madonna, ma più siamo, meno ce ne sono. Ma che vabbè. Senso? Sì, è vero, mi sa che è al contrario a questo punto. Ah, due porte avete fatto, due entrate. Sì, questa entrata l'ha fatta. Vabbè, allora dormiamo così facciamo. Ma c'è un passo. Come l'hai chiamato il suo accampamento, Paolo? L'ho chiamato esattamente così, accampamento, Andrea. Ok. Ma dove cazzo ti sei messo? Lì? Vabbè, non c'è spazio. No, ma dormi fuori, mi va bene. Sì, il cane. Dormi fuori, va bene così. Che poi non è fuori perché... Voglio dire. In realtà è dentro. È tutto mio. Poi, ragazzi, io mi sono dimenticato di una roba. Io non vi ho salutati nella scorsa live e non vi ho salutati manco sta live. Io non so cosa stia succedendo. Sei cambiato. Mi sento una merda. No, mi sento una merda. La fama ti ha cambiato. Mi sento una merda, chiedo scusa. Quindi vi saluterò dopo, bestiacce. Ricordatevelo. Ma ci fai, voglio la birra. Diticemi. Io dino i saluti. Devi spillare. Non c'ho abbastanza riso. Non abbiamo la vena. No, non abbiamo la vena. Ma scusami. Come si fa a dire che non c'è cibo che abbiamo 100... Sì, ma non ci sono abbastanza ingredienti per fare le combinazioni e per fare il cibo. Non ma io le cipolle me le mangio crude, voglio dire. Io posso fare gli spiedini misti. Eh? Posso fare gli spiedini, funghi ripieni, buoni. Ma fate qualcosa perché... Ah, la mola per riparare, che ho le armi un po'. È dietro rompe. La fucina, cioè qua dietro. Allora, se ci serve carne, io suggerirei di ritornare dagli elfi e sbudellare le loro pecore. I cervi. Mettila. Vado a farlo, ci vediamo dopo. Poi voi ditemi... Gli elfi sono proprio... Ah, sto spillando la birra. Allora, il gioco, per chi non lo sapesse, ragazzi, è suddiviso... segue quella che... Oh, una preda. Shh, quiet. I see prey ahead. Segue quella che è una logica su livelli, nel senso, ci sono zone, biomi, mi si è rotto il piede. Che cazzo succede al mio piede? Perché cammino così? Perfetto, bellissimo. Abbiamo già della carne e della pelle, ragazzi. Ci sono diversi livelli, definiamoli così. E c'è una storia, un filone principale. La randomicità, come avevamo pensato il gioco guardando i trailer, in realtà non la stiamo trovando più di tanto, perché mi sa che questa randomicità non c'è, mi sa che è una mappa unica. Allora dipende. Ci hai giocato un'ora, stai zitto. Posso dire la randomicità della prima mappa, tipo avete presente la zona degli elfi vostra? Sì, posso finire di spiegare il gioco, poi continui nella questa cagata. Nella mia mappa era diversa. Dicevo, la randomicità... C'è un orso bruno! Oh! Cos'è? Perché sta cantando? Non gli devo un ca. Questo è forte, l'orso... Però.
mi approccio. L'orso mi continuava a dire, mi continuava a dire che c'ho l'arma troppo debole per affrontarlo. Ma tu in realtà anche i nuovi magli che è uno stallo alla messicana. Comunque, beh, effettivamente cioè, il mio nano è un nano messicano. Di andare là, qui è pieno di ratti, bastava è veramente, l'ho veramente stordito. Guarda, gli ho tolto ben uno. Comunque ragazzi, non gli credete, la randomicità c'è. Sì, ma gli tolgo 10, ragazzi. Che cazzo è successo? Mica mi ha rotto tutta l'armatura con un colpo. Allora, ma io un po' di carne ce l'ho. Sì, ma è lui che doveva andare a fare il solitario. Ah, ci sono i ragni. E ora muori. Vabbè, però. Non porti i ragni. Sì, ma io qua sto combattendo con gli orsi, voi siete lì a lamentarvi di due ragni in bagno. Madonna, ma che belle, che bei colori. Ma è qua, ma da quando? Non lo so, è entrato. Sì, beh, si chiama Orso delle Caverne. Ha senso, effettivamente. Abbiamo sette Ma come fanno a entrare? Nascono, cioè gli costruiscono la caverna intorno? Beh, sì. Allora, in realtà se le costruiscono loro le cavernette piccoline. Abbiamo sette. Ah, ecco, vi faccio vedere le miniere. Guardate che figata, ragazzi. Guardate che meraviglia. Questo è tutto quanto esplorabile da cima a fondo. Una sorta di. Sì, di, allora la cima è un po' difficile da esplorare, però. Che abbiamo provato anche ad andare su, ma su. C'è ragione. Se sbagli i vocaboli. Grazie, la cosa. Andiamo avanti ad esplorare, non torniamo. Andiamo avanti, però. Che in questo caso in realtà è andiamo indietro, perché stiamo tornando giù. Nella stessa zona dove eravamo stati l'altra volta, ragazzi. Non so se vi ricordate. Guardate, questo è l'altro bioma, l'accampamento degli elfi. Quindi dopo l'accampamento degli elfi abbiamo le miniere di Moria. Dopo le miniere di Moria abbiamo là, non mi ricordo come si chiama, io lo chiamo il buco, The Hole. Bravo, grazie per la traduzione, maestro. Io lo chiamo il buco. Poi vabbè, Andrea il duro vi dirà tutto quello che c'è da sapere, ragazzi. Ma perché sta roba del duro? Sto cercando di trasformare in un meme, Andrea. Voglio che tu diventerai. Io adesso ci riesco, ti farò di te un duro, vedi. Ma perché? Ci sto provando, Andrea. Ci ho provato per 30 anni, non ci sono riuscito. Ma se inizio a chiamarti duro, forse duro lo diventerà. Bjorn la corazza. Quindi dicevo. Non mi ricordo più. Ah sì, c'è un altro bioma dove dobbiamo andare oggi. Cerchiamo di farlo. Dove siete? Non lo so, io non so dove mi trovo. Io sto cucinando, venite. Io sto prendendo la carne. Qua c'è a un cervo. Ma io la carne ce l'ho un botto. Ne ho ammazzati 4, erano letteralmente. Bastano i ratti. Cioè, ma bastano i ratti, perché andare dai cervi? I ratti non ne ho visti. Avessi visto un ratto, avrei ucciso un ratto. È pure più buona la carne di ratto. Ma sai che, Andrea, che forse hai ragione? Tutti sì, a dire la carne di cervo, la carne di cervo. Ma che ne sai che la carne di ratto? C'è il vagina anche quella di ratto. Che ne sai che la carne di ratto, effettivamente? Sto facendo tipo 12 funghi ripieni. È lo fresh, Madonna. Ragazzi. Con Hello Fresh. Col codice sconto che c'è ancora. Ah, esatto, è vero. C'è il codice sconto Hello Fresh, ragazzi. Voi, se volete il cibo a casa, i funghi ripieni. Il cibo quello buono, incredibili ricette che vi arrivano a casa quando volete, dove volete, se avete una casa. Ovviamente bisogna avere una casa per far sì che HelloFresh, che l'abbonamento in HelloFresh abbia una sua funzione. In realtà non è detto. Ma la connessione internet non è necessaria. Ho esploso un tasso. No. Come fai a ordinare se non hai internet, perdonami? Quei piccioni. Lo scrocchi. Vabbè, vai alle isole. Vabbè, wifi. Allora, ragazzi, nuova morale della Vale: se non potete avere una cosa, rubatela. Questo è quello che. Questa è la morale che fa passare di fondo lei. Sì. Vabbè, ma sì, giustamente i nani. L'altra volta. Cos'era la sua perla? È che la storia è scritta dai vincenti e che i vincenti. Non ho mai detto una roba del genere. Avevi detto una cosa orribile, veramente al limite tipo del bando. Tipo di usare le armi, non mi ricordo per che cosa, però. Tipo di utilizzare le armi per qualcosa, ma non mi ricordo. Ecco, ci siamo. Vabbè, ragazzi. Vabbè, ma ormai nani, mai. Accampamento sotto assedio. Attenzione. Io sto grigliando. Sto arrivando.
sto arrivando. Sì, ora che arrivi. Ragazzi, sono già qui. Ah, tra l'altro, se nel gioco volete avanzare e scoprire nuove ricette per creare armi, item in generale, dovete ripristinare tutta quanta la diciamo le statue naniche sì, che sì. ci sono. Riparandole otterrete nuovi oggetti. Ah, là in fondo. Ma che lag. Arrivo. Io devo mangiare. Guardate cazzo. Cosa è in grado di fare un nano, guardate, siete pronti? Guardate cosa è in grado di fare un nano. Assomigliano molto ai Maranza. Guardate cosa è in grado di fare un nano. Va che roba. Attenzione, c'è l'orco pallido. Non ci credo. Eccomi. Sono qui per muori. Guarda come il loro numero non conta un cazzo. Sta vibrando male quello. E che dai che ci danno un diamante nero. Non gli levo una minchia con le mie. Ovviamente ragazzi, noi qua non classifichiamo le pietre in base al colore. Se mi date un po' d'acciaio mi cambio arma. Ma ce l'abbiamo, mi sembra. È già terminato. Ma che cazzo sta succedendo, Andrea? Entri te in gioco e non funziona più. È vero. Perché sono, guarda quanti funghi ho fatto, guarda, un buffet. Ma guarda che poi fanno male, quelli ripristinano tutta la vita. Ah sì, è vero Andrea, l'abbiamo scoperto. Che carini, guarda, sono delle piccole tortine. Sembrano due coglioni a me, però. Ma che schifo. Vabbè, ma questo è il suo lato duro che ogni tanto viene fuori. io ho portato per voi... No, ma non dovevi fare un grande annuncio 19 stasera. Pezzi di carne. Non dovevi fare un grande annuncio stasera. 5 cosa? No, dopo lo facciamo adesso. 28 cavoli. Mi date l'acciaio? Ma basta cavoli che ce li abbiamo. 5 fiori belli. Ne abbiamo 230 di cavoli. Chi mi può dare l'acciaio? Vale, continua così, continua a ignorarlo. Aspetta, fabbrica, tu ti dovresti fare il maglio dell'ultima alleanza, giusto? Sì. Servono due lingotti d'acciaio. Quello che vedete qui, ragazzi, si chiama tavola per... Mentre loro cazzeggiano. Si chiama tavola per l'incisione delle rune. Se io schiaccio l'apposito tasto, il tasto della vita, vedete che possiamo potenziare i nostri strumenti con, appunto, le rune. Ad esempio, in questo caso, flagello degli orchi d'ascia improvvisata, che ci garantisce l'abilità all'arma di illuminarsi quando ci sono i nemici nelle vicinanze. Vi ricorda qualcosa? Esatto, bravo, maestro duro. E poi abbiamo l'altra abilità che è il corpo tonante ascia improvvisata, che vabbè in questo caso perché voglio potenziare l'ascia, ragazzi, io ho potenziato il mio maglio che grazie al topazio faccio un danno più elevato quando pesto. Metto l'elmo, giustamente, topi per il topazio. Questo elmo fa luce da solo, sì, c'è una candela sopra. Abbiamo altre 32 monete, ci siamo quasi. Io ho 29 di carbone. Okay. Ignorato ancora una volta, un po' deluso. ma tu ce l'hai il sì. L'elmo questo qua. L'elmo con la candela, sì, l'altro che ho sbloccato, è bellissimo. Ma l'hai fatto? Sì. Ma no, ma cretino, vieni qua. Ma qua dentro trovi tutte le armature, ci sono già le armature, forziere qua. Ma non ti ha detto niente? No. Lei non ti ha detto niente? Certo, ma era ovvio, perché si vuole tenere tutto il tesoro per lei. Non mi ha detto che voleva fare l'elmo, ha detto che voleva fare l'arma come la nostra e gli ho fatto io l'indosso. Comunque, allora ragazzi, che cazzo è sto suono? I tamburi nelle abissi. Che cazzo è sto suono? L'ho sentito anch'io. Quindi devo farmi il maglio dell'ultima alleanza. No, aspetta, sì, lì hai i due lingotti. Ma non ignoriamo il Balrog che si sta grattando i coglioni a fondo Moria. Cazzo, avete sentito che suono era? E Mora ha ucciso Gandalf. E Gandalf ha ucciso il Balrog, ragazzi. Così è scritto nella Bibbia. Ma andiamo avanti, perché sennò non esploriamo più. Allora, vi faccio vedere l'obiettivo. Tanto abbiamo attivato il teletrasporto. Gli faccio vedere dove dobbiamo andare. Ma se non sai dove dobbiamo andare? Aspetta, che voglio fare. Voglio ma tu mi sottovaluti, cara Nana. Pungolo sul martello. Perché mi sottovaluti, cara Nana? Ma che offensivo. Molto offensivo. Allora, viaggio. Gli abissi inferiori. Discesa cristallina, ragazzi. Che spero un giorno di prenderli in casa. Perché effettivamente. Allora. Non c'è più l'eco, lo so, avete ragione, mi spiace ragazzi, era una caratteristica... Sì, faceva parte del di questa serata cooperativa.
Echile, allora ragazzuoli, è qua che dobbiamo scendere. È bellissimo questo item. Tanto vedo che ci sono pure. Ma io posso colpirli qui, ragni là in fondo, vediamo. Quindi devo farlo anch'io qua. Viaggio. L'ho preso. Oh, l'ho preso. Ma quindi si può scendere qui? No, non si può, ho già provato. L'altra volta mi sono suicidata. Lo sai, Dark Souls, è Dark Souls 1 comunque. Ovviamente si intende un suicidio ludico. Twitch contestualizza. È Dark Souls 1 sto bioma qui. Col cristallo. Sì, sì. Aspetta che ti spingo. Un po'. Dobbiamo cercare di riparare sta merda. Il problema è che per ripararla servono 15 diamanti neri e 2 di legno elfico. Ah. Cioè, è allucinante. Noi ne abbiamo trovati 3 di diamanti neri. Oh, la sto riparando. Ah, ok. Sì, no, Andrea, grazie al cazzo. Però magari qualcuno di voi che ha già giocato il gioco sa come arrivarci. Tipo una bella busta chiusa. Perché ci deve essere. No, ma ci deve essere un altro sistema. Scusatemi, non ha senso che io per andare in questo farmare diamanti? No, per arrivare in questa zona che è l'altra. Perché questa è la diciamo sarà il livello successivo, ma dovremmo farmare diamanti. Ho capito, Andrea, ma guarda che noi stiamo farmando diamanti. Come va Limeserà, no? Che per andare nel bioma dopo devi farmare. Però ho capito, però i diamanti sono difficilissimi da farmare. Tra l'altro, io sono abbastanza sicuro di una cosa. Meno male. Che succede? Buono. Mi piace lasciargli così nel dubbio. Se noi ci facessimo se ci facessimo il piccone, dicono quello che... in chat che più avanti ci sarà un boss che vi darà una buona quantità di diamanti. Grazie per lo spoiler. Dove? Diteci. Ma dammi lo spoiler giusto, non dov'è sto Ma in teoria dovrebbe essere in quel posto dove ti ho detto di andare, solo che tu stai cazzeggiando in giro. E andiamo lì subito, andiamo a fare la boss fight. Dai, cerchiamolo. Parole ben precise. Andiamo, dai. Area di ricerca. Dovremmo dormire in realtà. E nell'area di ricerca? Obiettivo area di ricerca, ragazzi, se non vi sentono parlate non più è forte. Quello, non è quello. Dov'è? Dobbiamo andare qui, vieni, su. Dobbiamo andare qui dove? Io non so neanche dove cazzo sei tu. La strada che abbiamo fatto l'altra volta, ti ricordi che siamo arrivati ad un punto in cui mi dicevi no, se continuiamo di qui si prosegue per la strada principale, ci conviene farlo dopo. Secondo me dobbiamo andare lì. Sai che vai al punto successivo per prendere materiali per il punto precedente, quindi dobbiamo andare avanti. Ho capito tutto. Dino, gli accampiamenti per aprire le chest degli orchi, rompi i notiem e sotto ci sta la chiave. Anna dall'Albania. Vale dalla cucina. Ah, entra ingresso qua. Cretino, ci hai fatto il letto davanti. Ok. Cioè, non l'avevo vista la porta, perdono. Guarda che guarda che qua abbiamo fatto le cose come si deve. Ma dov'è? Allora, però sentite i suoni della masturbazione. Gli stessi che fanno i... Cosa ride? Come Borgo Tre Maestro Ponti, Duro, cosa sarà... ride? Come Borgo Tre Ponti non ci sarà nulla. Allora, dobbiamo andare di qua. Beh, come Borgo Tre Ponti per la... Vabbè, ma lì... Ma quello è un altro mondo. Borgo Tre Palle. Anche se lei è dotata di molta fantasia, quindi secondo me se gli metti Valheim tra le mani, anche lì se la gode. Perché quel gioco lì premia chi è creativo e chi è cretino. Tu sei creativo. Allora, io sono creatino. Creatino. C'è la sauna qua. E attento che c'è il coso e si prosegue di qui. Io vi seguo, poi non so se sia la strada giusta, ma come la sensazione che è la strada che sta giusta. Ecco, vedete, qua ci sono le gemme preziose del granito di Hiraz. Non possiamo prenderlo perché ci serve il piccone avanzato. E per il piccone avanzato ci serve il diamante nero. E per il diamante nero ci serve uccidere un boss. E per uccidere il boss ci serve trovare il boss. Questi sono questi ragazzi. Ragazzi, scusatemi, non riuscivo a saltare perché si può sigillare, sono basso. No, non farlo, non farlo che perdi tempo. Vedi che qui c'è la roba di Gandalf che ci dice di proseguire avanti. Vediamo. Qui ci siamo venuti l'altra volta e poi c'è stato un orde e siamo corsi via gambe filate. Cosa ci dice Gandalf? Ah, qua è vero. Dobbiamo andare avanti qua. Che risorsa è questa? Rame? Che figo. Questa? No, stagno. Stagno. Sì. Fidatevi di me. E il lago dov'è? E qui più avanti. Minchia, il maestro duro ne sa una più del diavolo. La roba qui che lo stagno, lo stagno è duro. Come togliere, come rimuovere. Sai cosa mi ricorda sta roba? L'eco scuro di Jack and Dexter. È vero! No, è uguale.
Mamma mia, la memoria del maestro duro l'eco, è qualcosa di allucinante. L'eco duro. L'eco duro, esatto. Più potente. Allora, qui c'è della terra, quindi in teoria scavando dovremmo trovare un altro passaggio. E però andiamo. Più avanti c'è anche altra roba. Infatti. Segui la nana. Ma siamo già... Vai. Basta, già rotto? Wow. Sì. Perfetto. Allora, il vapore, ragazzi, distrugge niente. L'armatura. No, non c'è niente. Ma no, c'è la roccia. Vai. Non ti spacca? Sì, come sì, no? Ci sto entrando dentro. È vero? Sì. Oddio, allora ho un piccone difettoso. Vai. Rame. Minerale di rame. In inglese, rame. C'è qualcosa dietro? C'è un troll. Iniziate a cantare. Oh, che figata! Oddio! Bellissimo! Vabbè, me lo faccio. Mentre cantiamo. Oddio. Porca puttana, fa 68 di danno anche se ti pari, a Ocho. I need a better weapon for this. 64, ma ha fatto, no. Ti facciamo 1-3 di danno. Fa male. Ho notato. Guarda che brutto che è. Minchia. Guardalo in faccia. Salite là sopra, salite. Gli spareremo. Levati! Fammi passare. Oh! Oddio, ma ci lancia i sassi. Ci lancia i sassi, guarda, non credo siano sassi. Ce l'ha, ci sa. Io sto salendo sempre. Ma qua pieno d'oro, ne approfitto. Ma no, Andrea, non hai, forse non hai capito. Ci siete? Venite, dammi il diamante nero. Moneta, montopaccio, giada. Moneta, giada. Ma zaffiro, come ha fatto a prendermi, giada. Scusa? Allora, tiro fuori l'arco. No, ragazzi, questo fa male, oh. Minchia, due li levo con le frecce. Questo fa male. Ma okay, c'è il tesoro del troll. No, l'ho già. Chi è che è morto? Andrea è esploso. Se vuoi stai lì, ti tiriamo su noi. Perché se vuoi io c'ho il mangiare che ti ridà la vita. Si è buggato, aspetta che è. Come c'ho il mangiare che ti ridà la vita? Non è che me lo daresti? Sì, c'ho il mangiare vieni qui. Ma guarda che si è bloccato, No, guarda. Mi sa che mi sono in... Aspetta, allora, lascialo lì, Non ti muovere, stai ferma, non sparargli. Vabbè, tu sparagli. Gli non sto sparando le frecce. Gli stai sparando, non sparargli, spargli. No, ragazzi, sono già all'accampamento. No, anche gli orchi? Bene, è finita. Ma che cazzo è sta roba? Allora, vediamo che cos'è. Vuoi identifichiamolo. È un troll. Vieni qua. No! No! C'è un troll, che cazzo. Mi si è aperto per errore. Gli orchi! Ma pecchi anche loro? Pecchi anche loro? Come si esprime? Ci possono aiutare? Minchia. Come si esprime così? No, lascia di combattere! Cazzo, ma c'è la giunta prima. Vedete, bisogna essere degli strateghi. Te che cazzo vuoi? Torna ai tuoi ranghi! Combatti! Ritorna nell'ombra! Combatti! Quando vuoi robo per la vita, dimmelo che ne ho sei, Devo capire. Anch'io come avrei bisogno. Ti ho detto di venire che non li lascio per tanto. Oddio! Ma perché io? No, meglio, stanno arrivando altri orchi. Dai, aspetta. Attaccheranno il troll. Lascia fare. E tu fa tutto parte della strategia. Sì. Questo è? Non lo so. Ma attaccano pure me. Intanto riparo le statue che ci sono qui. Perché dovrei avere abbastanza materiale. Poi se contempliamo gli ori, i tesori. Sblocchiamo. Ma aiutami anche tu. Mi porti il mostro sotto il culo. Devi essere tu a impegnarti. Adesso a recuperare le robe, ma pensa ad ammazzare il corpo. Devi impegnarti tu. Posso dire che mi ricorda per certi aspetti. Mica, ma è veloce, cazzo. Ho dato. Per certi aspetti mi ricorda. Com'è che si chiama? Ma solo ti prego, dillo. Vita. No, ma Andrea, hai presente quel gioco che si chiama. Con i capelli raccolti dietro. Quello lì. Shadow of the Colossus. Ma mai. Ha sta faccia da Shadow. Ed è un Colossus, quindi. Ma c'è proprio un comico. Sparagli. Eccomi. Vado a recuperare la mia roba. Ispirazione, non so che cosa voglia dire. Eccomi. Vai via, brutto topo del cazzo. Ok. Vabbè, a colpi sul ginocchio un po' alla volta, così. Ma gli tolgo 1-1-1. 1-1-1. Allora, fammi rimettere questo qui, bene. Ma ho tutta l'armatura rotta. Che è successo? Ma qualcuno di voi riesce per favore a fare una torcia da terra? Perché io sto morendo per la disperazione. Ma qualcuno mi rianima, per favore? Io c'ho tutto rotto. Mi rianimate, per favore? Nel mentre che mi gusto un po' di nettare. Arrivo.
Arrivo. No, è qui. Tienilo lì. Ma mi ha ammazzato, okay. Ma in che senso? No, ma dai, ma di sfuggita ti ha preso. Ma non è... No, sono rimasto da solo. Ecco, qua è un problema, ragazzi, perché adesso ritorno. Sei morto ancora, Andrea? Sì, ma no, ma infatti sei arrendevole. Tu non sei un duro. Te l'ho detto. Ma dobbiamo tornare, Andrea. È tutto un complotto. Allora, no. Il fatto stavamo perdendo uno di vita perché... Era buio. La depressione. Esatto, era buio, c'era l'oscurità. Ma non riuscivo a costruire nessuna porta. Forse era anche perché avevo fame, non l'ho controllato effettivamente. No, ho letto io che c'era troppa oscurità, quindi direi di portarci qualcosa per fare delle torce lì da mettere per terra. Almeno non moriamo per quello. Fai. E sì, anche del cibo da portarci. Sì, ma non gli togliamo un cazzo. Ma invece sai quale arma penso sia giusta per questo troll? La lancia. La lancia è un'arma giusta per il troll, me ne porto dietro una. Perché? C'è anche un'armatura di scorta qui se volete. No, io vado senza armatura. La prendo anch'io. Aspetta un secondo, aspetta ad andare che sto facendo il cibo che ci recupera vita. No, non ho bisogno di questi mezzucci. Oh, madonna. Di questi intingoli. Però io ho fame. Non è su Steam il gioco, ragazzi, purtroppo è ancora su Epic Games, sta per uscire su PlayStation a breve. Come avevo detto, come avevo immaginato, infatti mi aspettavo uscisse su PlayStation prima che su PC, cioè su Steam, diciamo, per tutti, ecco. E poi uscirà appunto su PC, immagino su Steam. Non lo so, speriamo. No, non lo so. Non so se è un'esclusiva temporanea. Credo sia è un'esclusiva temporanea di Epic. Andruina. Non so se non so se esce su Xbox, però ragazzi, sta roba non ne ho idea, non mi sono informato. Io l'ho già acquistato, l'ho già preordinato per PlayStation perché li colleziono. Però non ho la minima idea, cioè non è che colleziono i nani, i giochi intendo. Collezioni fisici. Solo PlayStation 5 anche sulla 4. Credo teoricamente esce sullo store, quindi teoricamente lo puoi giocare anche sulla 4. Ma c'è, quindi c'è anche fisico? Sì, c'è fisico. Ma fisico è per la PS5 e PS4. Ho per tutto due. Ho appena risposto. Cioè, tu mi fai le stesse domande. Non è risposto, che ho appena detto esce sullo store. Quindi teoricamente potrebbe uscire per tutte e due. Ma la versione fisica che hai preordinato è per la PlayStation 5. Che cazzo vuoi da me? Io non ho visto se c'è per la 4. C'ho la 5. Quello, che cazzo me ne frega a me di vedere se c'ho la 4. Brutto idiota, andate avanti, quello, ragazzi. Quello, non rimanete quello, indietro. Quello andate avanti. Comunque, sono già dal troll. Voi? Come sei già dal troll? Sì. Stavo facendo da mangiare. Ma lui è duro, non... Vedi? Sarà solo per PlayStation 5 e non PlayStation 4. Oh, ringraziate Dax. No, non capisco il motivo, dato che la PS4 potrebbe laggiù tranquillamente. Ma mi sa che ormai vogliono lasciarla morire. Di qua, non di là. Mica c'è proprio una memoria, la memoria incredibile. La memoria di un nano. Penso che ormai la vogliono proprio lasciar morire. Ma tu che sei lì, prendi dei frammenti di legno intanto che è notte, almeno fai delle torce da mettere per terra. Va bene. Chi? Tipo pollicino. Lui. Tu stai... Ha detto, vabbè. Tu che stai già lì. No, vabbè, guarda, non so se sono io che non capisco, se sei tu che ti fidi di Andrea. Ma io ho capito. Non si capisce dov'è l'errore, bisogna vedere un attimino. E se esce per PlayStation 4 me lo prendo immediatamente. Spero per voi, ragazzi. Ma non è, cioè, o vogliono proprio lasciarla morire la PS. Beh, ma sarebbe anche ora, figa. Oddio, dai. Ma come oddio, dai? Cioè, siamo al quarto anno della nuova gen e ancora c'è la PlayStation 4. E ancora fanno i giochi cross gen. Ha rotto un po' il cazzo sta roba. Andiamo un po' avanti. È proprio ora. Mi dispiace per chi ha la PlayStation 4, ragazzi, ovviamente. Però, cioè, con questo ragionamento dovremmo ancora giocare. Cioè, dovremmo ancora uscire. Cazzo, ho bisogno di no, i frammenti di metallo di merda. Cosa? Ce li ho io, arrivo. Per fare le torce. Arrivo. Vabbè, le metto qua. Ma dove... Che ci fai là? Ma che stai facendo? Ah, siete già qui, bene. È qua il troll. No, prendi i frammenti di metallo così fai le torce, tieni. Allora, venite, entrate. Ve le vuoi le torce? Io mi riprendo la mia roba. Ok, adesso facciamo le torce qua. Aspetta! Zitti. Ma è troppo veloce per essere un troll, comunque. Già. Un trollino. Mio. Zitti. Si sta muovendo, mi sa, sento dei passi. Qua, aiuto, c'era con me. Zitti,
Allora, mi metto l'armatura, ragazzi, semplicemente per una questione di spazio, ma in realtà è rotta, quindi sti cazzi. Poi, dov'è l'arma? Per questo ti avevo detto di prenderne un'altra. Ma lo stealth, mi avrà visto. Allora, lui continua a fare lo stesso giro, La ronda. Bravo, bravissimo. Bravo, bravissimo. Ah, e le frecce naniche. Minchia. Elfiche. Sei ingagato. Orca puttana. Dove è andato? Perché è tutto rotto. Porca troia, ma siamo deficienti. Allora, non paratevi, bisogna per forza schivarli i suoi colpi. Sì. Mi serve il cibo per curatemi il cibo per servirmi. Datemi il cibo. Devi venire qui a prenderlo. Lo lanciamo dall'alto. Salim, Salim, Salim. Salim, Salim, Salim. Andrea, per prendere te ha preso me. Prendi tesoro. Sei vivo? Ma li lancia troppo in alto, non ti prendere con i sassi. Io direi, ragazzi, di fare un fugone verso l'accampamento. Mi ha preso tantissimo. Fugone? Ma non ha senso, dobbiamo ucciderlo. Non dobbiamo. Ma no, ammazziamolo. Quanti cazzo di ragni ci sono? Ma vedete che spawnano i nemici? Perché secondo me poi li attaccano a vicenda. Cioè, che è sta luce? Ah, no. Ah, sono io. Mi dai del cibo per curarmi, per favore? Io non ce l'ho il cibo. Tieni, fai le torce invece. Vado. Allora. Ci sono i ragni. Oddio, che schifo, madonna. Ho già finito il legno, veramente. Ah, pensate, l'animale più pericoloso per il ragno è la donna. No, non posso morire per un ragno, dai. Guarda, non ho paura di te. Ah, fa il culo, sono morto. È morto per un ragno, davvero? No, per la stamina sono morto. Basta stargli sotto. Animatemi, bravi. Basta stargli sotto. Io comunque ho tutto rotto, anche l'armatura. Sarebbe meglio tornare indietro. Lo prendessi, però. Hai almeno un'arma? Sì, l'arma è a posto, però non c'è. E allora combatti, dai, andiamo su. Sono morto, tiratemi su. E... tira... Andrea, tira, fai il giro, arrivo, tirami su. Aspetta, vai. Attira il troll. Arrivo. Io tiralo su a lui. No. Cazzo. Lo sapeva il troll. Attira il troll dall'altra parte. Poi smettila di attirarlo e vieni da noi. Sì, arrivo. Sto girando, sto arrivando. Dammi un secondo. Ma non ce la facciamo, è troppo forte. È velocissimo, guarda, è già qui. No. Ecco. Ti sei stracciata! Si è tirato! Che schifo! Chewing gum! La cicca! Oh, quindi abbiamo un nuovo aggettivo. Se Andrea è duro, la Vale è cicca. Ci siamo. Okay. Ma perché quando ride non si sente? A me sta cosa mi fa girare i coglioni. Ma perché magari ha cambiato il coso lì del crisp. Del crisp. Figa i caricamenti, porco demonio, cazzo. Uno, perfetto, calmati, due durano cibo. Niente i caricamenti. Ma andiamo a dormire? Dai. Mi sono svegliato in un letto. Io sono a posto, no, io sono a posto in realtà. Via, io ritorno indietro. Ma ragazzi, basta. posso suggerire... 40 secondi che porto il cibo per curarmi. Sì, okay. Posso suggerire una strategia? No. Zitto. armatevi, insieme a me, uccidiamolo. Ma dai, giura? No. Minchia, no. Che strategia. No, vi spiego, perché voi, lo codardi, conigli del cazzo, vi siete avvicinati e poi siete scappati via. Io sono stato l'unico... Ma che cazzo dite? Sono andato a prendere... Ma stai zitto che sono andato a prendere la mia roba e poi ho attaccato il nemico. Tu sei stato lì attorno con una torcia a fare un... appunto, che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi? Senza di me non valete nulla. Ma se sei arrivato sei morto, C'è un caprone qui. Ecco, vediamo che ha le corna più dure. Ma vedete la vita del troll? No, non la vediamo la vita del troll. Ok, però è un troll di sana costituzione. Secondo me se la rifà la vita, ragazzi. Ma va, c'ho ancora le frecce attaccate da prima. E che c'entra? Che vuol dire che non si rifà la vita, perché rimane lì. Non è un ragionamento giusto, è un videogioco, non è... Ah, ma che c'entra? È come quando ci sono le orde. Vabbè. Grazie. Sai che io e te in Baldur's Gate in eventuale campagna cooperativa avremmo litigato sempre per cuore oscuro, ovviamente. No, a dire il vero. Come no? No, a dire il vero. Perché stava con, cioè, la dava a me cuore oscuro. No, perché quella la dà a tutti.
Ah, beh, beh, okay, cioè, quindi si poteva fare il famoso trenino. Sì, sì, lei è disponibilissima, è un personaggio disponibile. È Astarion quello che ha quella... Ma non mi è sembrata molto disponibile alla fine, oltre che a parlare cicciarare non faceva altro. Ma intanto no, no, è l'unica che ha l'unica, detto di sì. È l'unica, a, che, fa, a, a, è l'unica che fa il, quadrilatero lì. Il quadrilatero? No, qua, qua, è qua, qua. No, non è qua. Dove cazzo? Io sto sentendo delle catene. Si è chiuso lì, infatti. Ah, di qua allora. Dove cazzo state andando? No, perché ho trovato un altro passaggio che potremmo allora, aprire. Cioè, allora ci chiudono, cioè, è viva la miniera. Che allora, no, Karlach, fa cagare, basta con sta Karlach, fa schifo, va bene? Perché non ce la faccio più ogni volta? Non mi interessa dei vostri gusti, non mi interessa. Mintara è la migliore. Oh, la Evil Chaotic. Non vedo pure... Troll, è qui, aspetta. C'è anche pure, c'è pure di uccidervi dopo che l'avete bombata. È difficile. Eccomi, arrivo. Karla, qui sono solo le donne, ragazzi. Comunque, in teoria, se riesce a fare dei colpi dall'alto, si potrebbe saltare per attaccarlo. Oh, no. Non siamo pronti per questa lotta. Io sono nato pronto. I jogging insieme a un troll. Allora, pararsi non serve a niente. Dobbiamo attaccarlo insieme. Quindi, io ho ucciso un innocente. Che è innocente? Quindi, adesso, rotola. Mi ha preso. Mi rianimate, per favore? Sì, arrivo. Ancora? Ma porco Giuda, ma... Andrea, rianimalo che io lo sto tenendo qua. Ok, dov'è? No, a me fa due colpi. Ammetto che sia un pezzo di merda, non ha mai fatto due colpi, effettivamente. You're okay. Ah, ho poca vita. Datemi sì, ma ne levo due con l'arco, ma come ci fa? Aspetta, mi mangio dei funghi nel mentre che vado tutta la scena dietro. Mangia sti cazzo di funghi. Ah no, sono full vita. Ma essere full con la fame mi dà. No. Occhio! Allora avviciniamolo al troll così attaccano il troll. Avviciniamolo al troll così attaccano il troll. Te ne vai, porco Giuda, se te ne vai. Ma cosa c'entro io? Che cazzo, tu segui me? Vai, fai il giro. Ma in che senso? Oh, ok, eccoci. È fatto. Un troll sta attaccando il troll. Ma io ho rotolato, però. Ma io. Mi rianimate, per favore? Sì, come. Ma come si fa ad uccidere sta roba? Morendo. Ma è troppo forte, scusate. Ve l'ho detto. Togliamo uno. Ci serve un'altra arma. Ah, falli ammazzare fra di loro. Vabbè, ti rianimo io. Certo, quando l'ho detto io, è uno stronzo. Dovreste ucciderlo col curaro. Invece, quando lo dice lei, è la strategia vincente. Dio, mi attaccano. Madonna, basta. Sono vivo. Se si alza un po' più velocemente. Cazzo, dovremmo portarlo sul vapore. Secondo voi gli fa danno il vapore? Possibile. No, mi piacerebbe. Il pipistrello. C'è un ratto che sta mangiando. Tirami su. Buono. Aspetta, Andrea. Mi chiamo il cazzo di pipistrello di merda. Oh, non crepa, eh. Oh, vaffanculo. Nano caduto. Vai. Sì, ma se qualcuno ci dà del... Ma dov'è? Con l'arco, dobbiamo farlo con l'arco. Io sto ammazzando il troll, sono qui da sola e sono appena morta. Dobbiamo farlo con l'arco. Vai, tiralo giù. Allora, non colpitelo in testa perché è duro. Arrivo. Grazie, con l'arco gli tiriamo via la stessa quantità di danni. Non ho più frecce, ragazzi, è... Ma dai, ma porco Giuda. No, che cazzo fai? Aiuto! Scappate! Devo curarmi! Ma no, ma perché ce l'ha con me? Ma perché che non ho vita? Vai, sparagli! Anch'io non ho vita, mi sacrifico, arrivo, aspetta! Aspetta, arrivo! Non ho vita. Arrivo, aspetta! Sono morto di nuovo! Aspetta! Non mi prenderà! Rimani lì! Andrea, tu vai a rianimarlo! Vai a rianimarla! Io... Nel culo! No, ce l'ha con me, oh! Okay, è debole sulla schiena, ragazzi. Sulla schiena gli facciamo danno. Si girasse qualche volta. Ma ucciso! Grazie. Ma come? No! Continuiamo così, ragazzi. Stiamo vincendo. No, non stiamo vincendo. Adesso, vieni a rianimare me, tu. No, brava, corri! Lo rianimo io, corri dall'altra parte. Ok. Corri dall'altra parte. Ti rendi conto che non ti sta ascoltando? Sta venendo qua. Ma cosa ridi? No, non c'è da ridere. C'è da incazzarsi con lui.
Vabbè, io gli sparo con l'arco. Il motivo perché lui è lui ed è lui è fatto così, perché trova gente come te che ride quando fa ste puttanate anziché sgridarlo. Ok, vai, prego. Vai, vai, vai. Ma non è vero, vai. Che questa è in traiettoria, non lo vedo più. Ok. Le frecce ti rimbalzano con... Non dovete colpirlo sul... Non sulla schiena. Sulla schiena rimbalzano. Sulla panza. Ma hai appena detto che il punto debole è la schiena. È il culo il punto debole. Sono morto, rianimatemi. Guarda, qualcuno di voi faccia arrivo, il giro. Arrivo, portalo via. Guarda, che arriva, lo porto via, lo porto via. Bellissimo. È un carosello. Quello che si fa male però sono sempre io. Ok, vai, su. Devo mangiare io. La Madame Monster Hunter sta diventando. Vivremo perché si vive. C'è Elfica a sto punto, scusa. Vai, usale. Ma se me lo portate qui in traiettoria non lo vedo. No, ma sono morto. Portalo via, che lo rianimo. Sempre lui a morire. Sai perché? Perché sono l'unico che lo sta combattendo. Ma è vero, io lo sto colpendo con le frecce. No, tu stai girando attorno, lei gli lancia le frecce. Io sono l'unico coglione che con uno stecco cerca di uccidere un dio. Lo sto colpendo da mezz'ora io con le frecce, a differenza tua. Ha ucciso di nuovo quel povero l'arco rato. Pure tu. Ma dite che scenderà prima della fine della live. Ma quale parte di non ho le frecce non ha capito? Allora fatti uccidere. Fai l'esca, bravo, fai l'esca. Niente, sta funzionando. Oh, l'ho ucciso! Oh, l'ho ucciso io, ovviamente. E non ha droppato un cazzo. Ma scusa, non doveva darci... I diamanti a infinità, ci avete mentito? I diamanti. Ma io riparo. Ma contempliamo il tesoro prima di prenderlo. E vabbè, io tornerei indietro che ho tutto rotto. Ma scusami, ma questa fatica è servita a? Per niente. Prendi il tesoro. E prendi non riesco a prenderlo io. Perché non c'è? No, perché non c'è alcun preso. Tesoro. Ah, ok. Twist. Io non ho preso niente. È tipo il One Piece, non c'è alcun One Piece. Sì, ma che cagata. Okay, torno indietro. Allora che cazzo l'abbiamo ucciso a fare sto povero? Fascia dell'eroe. C'è una statua qui che si chiama Fascia dell'eroe. Ma di là c'è qualcosa o... No, giù. Qua sopra. Vabbè, io torno indietro, torno al campo. Può proseguire. No, si può proseguire se volete. Ah, tutto rotto io, ragazzi, l'armatura, le armi. Sì, no, anch'io, sì, dobbiamo almeno abbiamo tolto di mezzo il troll, dai. Vabbè. Stato, vabbè, non rompeva le balle è stato figo il troll comunque. Un po' troppo forte. Cioè, vabbè che è un troll, Effettivamente non faceva del male a però nessuno. Però perdonami, ma se non ti dà niente, che senso ha uccidere? Boh, magari siamo stati sfigati, dai. Al solito. Ma perché devi sempre attaccarti alle cose materiali? Non è che un troll deve darti mi per forza qualcosa. Mi servono 15 diamanti neri. Quello che ti dà il troll è l'emozione di vedere un mi troll. Mi ha fatto le cose che mi servono per proseguire nella storia. No, ma sempre attaccarsi alle cose materiali. Però siamo nani, dipendiamo dalle robe materiali. Ma non è un boss? Ma guarda, lo sguardo era quello di un vincente. Un boss quello. Era un duro? Beh, un duro sicuramente. Un vero duro. Il troll vi ha trollato. Questa mi ha fatto male. Che ridere, cazzo. Che ridere. Yuppidi. Tanto ne approfitto per ringraziare Blues, The God Hammer, Armageddon. E lui parla sopra. L'unica volta sì, è vero, visto... ci stiamo mettendo un botto a tornare. E lei va in coppia, capito? C'è una cosa... Ma perché la sento ridere dal tuo microfono? Non da... No, sono morto di qualcosa, di infarto. Tirami su. Dicono che lì dove c'è il troll c'è un nido. Ah sì, c'è un nido. Okay. Sì, ma è un nido, è un nido con delle piume, ragazzi. Servono per fare delle frecce particolari, ma no. A meno che non ci sia dentro qualcosa di diverso. Ma stiamo girando in tondo, perché questa strada l'abbiamo fatta tre volte. Ma se siamo arrivati. Devo mangiare mamma subito. Mia, ma proprio senso di ciò che ti circonda. Sì, sì, non è un vero nano. Non è un vero nano. Vabbè. Allora faccio un po' di carnina. Ecco. Sono due vai, tenere. Vada. Ok, poi vada. Facciamo. Faccio una fam. Sto per morire di nuovo. Sto per svenire. Io mi mangio il mio Wurstel, il mio Biltong che mi dà. Sono malissimo, mi dà però. Vita. Ma che è sto ma suono? Perché lo devi sprecare? Che è il cibo che ci portiamo dietro. Sto facendo il cibo adesso. Perché mi avete insultato. Quindi direi che una certa faccio quello che voglio. Fatelo solo. Non te lo do più. Ce ne sono altri tre. Guarda, tieni, te li ho messi giù.
Dammene anche a me non uno. Non puoi picchiarmi, sono ineluttabile. No, non vi do più niente. Non dammi, più datemene niente. Anche a me uno, per favore. No, non vi do più niente a voi due. Ma adesso dobbiamo dormire. Ma cretini, ma dobbiamo dormire adesso. Beh, non c'è vero, bisogno di mangiare. Cioè, non c'è bisogno. No, vabbè, andiamo. Andate a dormire. Oh, no, io ho troppa fame per dormire. Aspetta. Ho fatto la carne. Ho troppa fame per dormire. Mangiane solo una di carne. Mangiane solo una. Sì. Aspetta, che metto via il carbone. Va, che sto dormendo. E io ho troppo carbone. Non ci siamo noi. Buono. E guarda, io sto buttando le robe per terra, quindi fai te. Eccoci. Ma dove sono io nell'inquadratura? Via le mele. Okay. Allora, il guano di pipistrello lo metto nel forziere del cibo, eh. Ci vuole, lo assaggio per te. Sono chicchi di cacao, comunque. No, l'avevo messo anche io nel cibo, che schifo. Vabbè, dormiamo. Ma oh. quando ti metti davanti al letto in attesa di dormire... Tu stai buttando per terra dei preziosi. Sì, non c'ho voglia di minerale di rame. Quando ti metti davanti al letto... Ma vedi che ti attacchi alle cose materiali, come la noia, come la fatica. Che cazzo te ne frega del rame. Comunque, se mi mettete in attesa davanti al letto, in attesa di dormire, reppa sul ciglio. Cazzo, c'avevi 10 tocchi di rame, ma sei... Ma cosa serve il rame? Ma non avevo voglia di metterli lì. A fare la fibra ottica. Dai, su, andiamo a dormire. No, la fibra misto rame. Se è fibra ottica, non è rame, no? Cosa ci vuole a fare? Ci vogliono gli occhi a fare la fibra ottica, giustamente. Sì, una rete. Una... Gli occhi. Abbiamo 92 monete, quindi credo di poter fare una. Vai a dormire, porca Eva, invece di stargli a perdere tempo. Guarda, adesso che mi hai dato un ordine, non vado a dormire e faccio quel cazzo che voglio. Costruisco il mio tesoro. Perché prima ero propenso. Se mi avessi chiesto gentilmente di andare a dormire, sarei andato a dormire. Invece, siccome mi devi rompere sempre i coglioni, adesso mi faccio i cazzi. Vai a dormire. Miei. Ah, no, mi servono. Ma fanculo, mi servono 4 monete. Vai a dormire. Che cazzo. Che gioco è, ragazzi? Return to Moria. Alan Wake 2, ragazzi. Esatto. Ah, tra l'altro, adesso che siete tutti quanti presenti, belli, volenterosi, bestiacce, domani c'è la 4 ore horror, dalle 7:30 fino alle 23:30. Facciamo un horror night per Halloween. 4 ore dove giochiamo ad Alan Wake 2. Poi giochiamo a un nuovo gioco. Scusami un attimo, ma quanto cibo hai mangiato? Erano due a testa. Ma vi sembra il momento di parlare del cibo mentre sto dicendo cosa facciamo domani? Sì, prima ringraziavo i sub e quello mi parla sopra. Adesso dico la programmazione e parliamo delle pagnotte, Dio buono. Ma mi fate parlare 5 secondi. Ma perché tu rompi le balle che poi non ti lasciamo niente? Ma io ho già una memoria del cazzo. Se poi mi parlate sopra. Ma lascio tanto le miniere tanto di memoria. Allora, stavo dicendo. Domani non si ricorda. Domani c'è la 4 ore. La prima ora la passiamo con Alan Wake 2, facciamo un'oretta di Alan Wake e vediamo se effettivamente vale la pena di giocare. Guarda, faccio così perché tanto, così mi ascoltate. La seconda ora portiamo un nuovo gioco col maestro che si chiama Backroom Descent. Che è fighissimo, ragazzi. Un gioco horror sulle backrooms in prima persona che non abbiamo mai visto. Una roba abbastanza strana ed è fottutamente horror. Incredibile. Poi, ma non aggiungere. Poi abbiamo Demonologist con Nervi che ci viene a trovare e ci assiste. Che abbiamo promesso che lo giocavamo insieme. E c'è soltanto Nervi, siamo in tre dell'Ave Maria. Poi la sera. Poi successivamente, ragazzi. Allucinante, c'è Don't Scream, che è un gioco per finalmente. La quale mi avete rotto i coglioni tanto così, perché finalmente. È il gioco dove se urli perdi, perché ti prende il microfono e se urli ti partono i jumpscare. E si abutano, ma c'è il valore aggiunto. Ma se il cane abbaia te lo conta come urlo? Certo, ma c'è, godrò tantissimo. Ma c'è il valore aggiunto. Il valore aggiunto è che modificherò le notifiche del canale. E voi potrete farmi spaventare. Soltanto per quel pezzo lì, perché sennò diventa una merda, sennò diventa una chat di rincretiniti. Però ma voi... che fai? Cambi la suoneria delle notifiche? Cambio la suoneria delle notifiche soltanto e che per suoneria quel metti? Metti appunto una bio di Wutan. Metto io che faccio non lo so, vedrò che cazzo mettere. Pensavo che avessi già dato un'occhiata, bisogna informarsi su queste cose. A te basta poco. E quindi insomma, rimetti la schitarrata, sai che non sarebbe male, io mi cagavo sotto sempre ogni volta. E facciamo quella roba lì e poi basta, ragazzi, poi le solite quattro chiacchiere, ci rilassiamo. Potresti metterla ai voti a inizio live, così la scegliamo tutti insieme la suoneria. No, perché la dovrei scaricare e poi è un macello, quindi no, prima la scarico io e poi decido io, cazzo. Oh, vedi? Guarda che bella lancia etero con in mano.
Ah, l'hai potenziata? Rosa. Ma il troll è già morto. Però ragazzi, voi ci avete fatto ammazzare il troll per... Per niente. Ma mangi che te l'abbiamo fatta apposta. Guarda, la sto schiacciando con i miei piedi. Oh, i tuoi piedini. Un 28 con un 25. In sashimi fit. Con un 25. Ma che urla? Ciao, dai, andiamo avanti, va. Quello è il pazzo del quinto piano di Moria. Signor Alberto. È quello là in alto. No, è Paolo. Sono gli stessi coinquilini che ci sono a Milano, praticamente. Oddio, ci sono i ragni, ma... Proprio ma Milano, ragazzi, ci sono le classiche litigate qua nel milanese, le classiche litigate, quelle proprio dove i due personaggi si urlano addosso, poi una certa uno dice io ti rovino, quelle robe lì. Le boss fight, quelle. E assistiamo a situazioni incredibili. Ti ricordi la nostra boss fight con la vecchietta quando facevo volantinaggio? Ancora niente, il maestro si vuole inebriare del suo passato, ragazzi. No, quindi per la settima volta racconterà come ha spinto, che poi non ha fatto nulla. No, ti ricordo tutto te, in realtà. Sì, l'ho spinta io, in realtà. Un'anziana signora giù da un autobus. La poverina, no. Un cazzo. Stava sprecando ossigeno per 40 minuti a urlarci addosso, sta rincoglionita perché non capiva niente, ok? Se l'è presa con lui non mi ricordo neanche per che cosa, eravamo sull'autobus, a una certa si sono aperte le porte e qualcosa l'ha spinta giù, non so cosa sia successo. Me lo ricordo io, era pieno l'autobus, noi ovviamente eravamo davanti alla porta perché era pieno, questa entra e caga il cazzo, spostarsi per far salire, solo che scende alla fermata dopo, io mentre scendeva ho guardato lui, ho guardato te e ti ho detto... Hai visto tutto sto casino a rompere il cazzo, poi scende dopo una fermata. E da lì, siccome ha dato questo piccolo input, l'ha triggerata. La vecchia è tornata indietro e ha iniziato a urlargli contro. Per un quarto d'ora urlargli addosso, mettendogli il dito in faccia, a tirargli pure i calci. A un certo punto io l'ho presa e l'ho spinta perché stava rompendo i coglioni. Ovviamente allora, qui scontestualizza, la vecchia era già vecchia. No. Ci sono, questa è una delle due strade che possiamo fare, perché indietro c'è un'altra. Quella del volantinaggio comunque era un'altra. Ah, sì, vabbè, un'altra. Era quella del portone. Bene, incredibile come rompiamo muri per trovarne altri. Ma non c'è un qua. È la metafora della vita, guarda. Ah no, qui serve un piccone più potente. Niente, allora, c'è un altro punto in realtà che non abbiamo piccolato. Ma qual è l'altro minerale, lo step di materiale? Cioè adesso abbiamo l'acciaio, quale sarebbe l'altro? Il mithril? Lo stronzio. Mithril. Goblin che odio. Orcs! Orcs! Odio goliardico. We got orcs! Mica, i ceffoni che tiri col maglio da guerra sono bellissimi. Ma poi è bello il combattimento, non capisco perché l'abbiano detto che faccio cagare. Mi ha tolto 16, ma va a fare un culo. Ricorda molto Fable il combattimento. Infatti volevo dirti, l'ho detto. Bravo. Io ho trovato un'altra stanza se volete venire. Arrivo. Qua è dove c'era il troll, comunque. No. Sì, qua è dove c'era il troll, guarda, lì c'è dove aver rotto il muro per il troll. Ah, sì, lì. No. Ma lì cosa c'è? E invece... Ah, ho trovato preziosa. Una roba gigante con una statua da sistemare. Ottimo. Dove sei passata? Scavando. Ma questa credo che sia la stessa sala che io e te abbiamo fatto, ti ricordi? Ma dove cazzo? Che... Ferma, dove sei? Eccoti. Ma dove merda sei finita? Fermati, stai continuando ad andare avanti. Ma stai calmo, è qui. E qui dove? Non fino... Oh, eccoci. No, ma sembri Itil, c'hai le robe da separazione, l'ansia di separazione. Qua. Sì, qua non c'è niente, l'abbiamo visto da la riparo io. Non hai il martello giusto? Invece? Ce lo faccio io, va. Il problema... Allora, facciamo una cosa, ma se facciamo in tempo che... con Andrea possiamo provare a scalare su le miniere di Moira invece che andare giù. Quello anche. Beh, guarda che è profondo, cazzo. Perché non abbiamo ancora trovato il legno per fare il nuovo martello. Allora, qua l'abbiamo già esplorato, ragazzi. Qua non c'è un cazzo. Sì, stiamo cercando un nuovo legno per fare un legno, un altro tipo di fibra. E qual è il materiale? Si chiama legno di Uzban. No, qui non ci siamo ancora stati. Come non ci siamo ancora stati? No, vedi che è un'area nuova. No, ma vai. Qua ci siamo già stati. Non ci siamo già stati? Sì. Beh, io nel dubbio non mi fiderei. Cioè, vuoi dire te, che insomma. È esattamente uguale all'altra? Una miniera a posto. Beh, effettivamente ci sono. No, ma
Non lo so, sai. No, è diversa. Ma no, è uguale, fa identica, vedere. Sputata... No, aspetta, aspetta, fa vedere, forse sia la stessa. No, no, è la stessa. Ah, la sì, credo che sia la stessa. Okay. È uguale, identica alla... Sì, sì. Che odio, disse il Goblin laggiù. E niente, allora torniamo in dire... Però non, è, non c'è quella roba che avevo costruito per scendere. È dall'altra parte. È qua lì. Si può scavare, mi sa. Minerale ferroso, si scava, scava. Scave. Got some more here. Vai, scava, brutta idiota. Comunque, secondo me è simile, ma non è la stessa. No, non è la stessa. È, non è la stessa. Possibile, no, che ne sia, sia un'altra. Sì, è simile, non è uguale. Tanta. Oddio, stavo cadendo malissimo. Ok. Canta. Io sto cantando. Non ti c'è. Andidio de. Mamma mia. Sta. Ah, sto morendo. Vabbè, abbiamo del ferro in più, che male non fa. Ah no, siamo semplicemente sbucati da un'altra parte. Sì, è la stessa. Vabbè, comunque io sto morendo per l'oscurità, quindi tornerei in Dre. Andidiode. Oh, ne muoiono molti per l'oscurità, ragazzi. Il 2023 è stato un anno che ha fatto un po'... L'anno scuro. L'anno scuro, l'anno duro. Però io qua avevo messo... Ma basta! Vivere nel passato. Non si può parlare. Porco Giuda. Oh. Comunque no, è un'altra. Non è la stessa. Oh, vedi, te l'ho detto. No, è la stessa, eravamo andati più giù, però c'è un altro ingresso. Allora, uguale. Quando io dico che è la stessa, no, è un'altra. Quando io dico che è una che è un'altra, perché no, perché è la stessa. Perché stai sperando, stai idiota? Stai idiota? Hai sentito come ti ha chiamato, Vale? No, no, adesso ho chiamato Andreina, così. Ah. That's one more for me. Cioè, proviamo ad andare su? Scusami, ma io non credo che dobbiamo andare su, dobbiamo andare giù. Dobbiamo arrivare, cioè, a non su terra. Noi siamo arrivati lassù, con l'obiettivo, no, del gioco è scendere, cioè, giù. Abbiamo, cioè, no, no, perché nelle miniere di Moria c'è tutto un pezzo su che non siamo, che non abbiamo visto ancora. Ma anche i canti lo recitano, one di Dio Deo, che vuol dire scendere giù. In Anico vuol dire scendere giù, esatto. Poi non so se... Io però dobbiamo, cioè, in teoria non dovevamo raggiungere Nanos Terra. Nanos Terra è giù, è nelle profondità della Terra. Ma per scendere ci servono 15 diamanti neri che per il momento, spoiler, non abbiamo. Sti cazzo di diamanti di merda che non si sa dove sono. Qui abbiamo l'oscurità e... Andidio, vedi che se... No, l'alba, guarda, si avvicina, qua non dormiamo, no, da 6 giorni. Io vedo della roba luminosa lì sopra. Ci siamo persi, ammettilo, basta. Sì, arrenditi. È finita. Chiamate la protezione civile. Chiamate qua, qualcuno qua, perché lei prende parte, non è che ci aspetta. Sì, va, sì, no, sì. Ci siamo già stati, scappa via, fugge. Mi sta ammazzando l'oscurità. Sto dietro a voi, stiamo a cazzeggiare intorno, a giro giro tutto il tempo. Quindi Goblin dice che odio. Questo Goblin che continua a dire che odio. Sì, parla proprio con le frasi, cioè, dice che odio. Sì, io morta. Sì. Cioè, segui TikTok quel Goblin. Assolutamente. L'avete fatta? Oh, incredibile. Mi avete chiuso fuori. One due due volte, tra. Io mangio, è quello che so fare meglio. Io morta, io mangio. No, amo troppo io. Troppo io? Io veramente. No, perché no, ci sono queste livelli. Queste ragazzine che sono praticamente qualsiasi cosa vedano su internet rappresenta loro. Il telefono. Quindi... Non è così dall'alba dei tempi. Il telefono, ragazzi, può essere un'arma. Sì, un telefono lanciato in faccia fa malissimo, ragazzi. Voglio dire. Ma. Tipo, tua figlia. Se vedessi tua figlia davanti a TikTok a dire io morta. L'educazione per me è quella, è una sola, è quella per mano della mano. La mano che può essere ferro e può essere piuma. Esatto. A colpi di ande dio deo, la vai a educare. Già. Perché non è possibile. Non è possibile. Vabbè, no, ma immagino non nasca rincoglionita, nel senso, cioè... Meno male che la roba dell'amio è... Provenendo dal mio gene. Ma più o meno, mica tanto. In confronto a com'era. Amio.
Eccolo lì, ma smettila che tu... No, adesso ci sono le rincoglionite. Andrea, non si possono dire certe cose. Rincoglionite al femminile, perché ho visto solo femmine che si presentano e dicono: io mi chiamo, non so, un nome Paola. A caso, io mi chiamo Paola, già lo sai. Che cazzo vuol dire? Come già lo sai? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire, porco Giuda? Aspetta, che io ho fatto la finta, ma in realtà il mio personaggio ha scalato, ma non ha scalato niente. In realtà, cosa vuol dire? Ha fatto il gesto, la gesture. Ma no, ma il fra gli NPC, in realtà non c'è. Gli NPC sono. Come non sono male! Non sono male! Quella è diventata virale in un paese, ovviamente, che non poteva essere l'Italia. Guarda che è un. È un format americano, per carità, ovviamente, assolutamente. Però se negli altri paesi li prendono per il culo, qua invece li osanniamo, Dio buono, e questa è la cosa pericolosa. Io una volta ho visto, però, effettivamente, uno spezzone di live dove un commento mi ha fatto ridere. Una mongoloide. Un altro ha detto. Sono partiti degli insulti pesantissimi. Ma guarda che alla fine loro fanno quello, perché sì, aizzano le masse. Sì, no, sì. L'interazione con gli NPC alla fine è data dalla gente che appunto spamma le robe, spamma il fra, che sono i gatti, e i cuori di San Gennaro, e loro fanno e loro fanno. Di Dio, sì, ma c'è da dire più che altro che il problema facciamo non sono i nani su cose su ma TikTok. La gente che gli dà i soldi per farlo, facciamo comunque. Che l'hai su TikTok dove facciamo Dio, a me piacciono gli indiani che scrivono i nomi in stampatello gli indiani che dormono, che meno trovato, thank you Rosalia, thank you so much, thank you Andreina, thank you e scrivono i nomi, sono bellissimi. Ascolterei per ora. Di Dio, dove minchia siamo? Stiamo salendo, il problema è che non ma lei, so. Ma perché è sparita lei? Ma non lo so, c'era il suo nome, poi fa... Seguitemi, e non c'è più. Ma perché? È due ore che la stiamo... Guarda, ha detto saliamo sopra, andiamo su... Guarda, come cazzo è arrivata fino là? È come all'IKEA, è incredibile. Le donne c'è proprio una perk di genere che non le fanno perdere. Nelle miniere e all'IKEA, che sono più... Allora, di qui non si va da nessuna parte, quindi andiamo da questo. Andiamo dove? Andiamo di dove? Ma aspettaci, no? Hai mai notato che i nomi dei mobili dell'IKEA sembrano dei nomi dei calciatori? No, è norvegese e islandese, non è sembra dei nomi di... Come cazzo fa il norvegese a sembrare un nome di un calciatore, scusami? Sai cosa sembra? Se lo fai con dei tamburi in sottofondo... Sembra un canto... Sì, assolutamente. Tipo foca. Allora, noi dobbiamo... Guarda, ascolta. Noi dobbiamo salire lì sopra. Ecco, c'è un mobiletto che si chiama Focar. Ma siete dalla parte... Aspetta. Noi dobbiamo salire lì sopra questa piattaforma che io ho davanti. Ma come hai fatto ad arrivare di là? Ma era di fianco a noi. Dio. Scusa, beh, ti sto mettendo il tuo lato testa in culo. Allora, perdonami. La mia testa era dentro il tuo. Ho fatto proprio speleologia. No, non venite qui. No, come non venite qui? Dobbiamo fare una scala su quella piattaforma lì dietro la vostra testa. No, sto cadendo. Ok. Piattaforma, vedete? Testa in alto. Guardati. La testa nera. Allora, vediamo se... Vai avanti. Dio. La vedete la mattonella in pietra che ho in mano? Ma non ti vedo a te, da un'ora che non ti vedo, ti sento parlare. Ma ancora lì sei! Ci hai detto scendi, tornate indietro, lei è lì! Aspetta, qua. No, lì sopra, guarda lì. Ma pinga, usa... Non ce la faccio. Ah, è vero che se c'è il pad. Vai, però, aspetta, schiaccia R3. Sai cosa vuol dire Andy Dio Deo? Qui sopra, oh! Schiaccia R3. Non c'è pare. Schiaccia L3. Di così, guarda. No, non funziona un cazzo. Hai pingato! No, l'ho fatto io, l'ho fatto. Ma che cazzo lo fai tu? Ma se deve farlo lei, ma perché devi confondere la gente? Andio. No, dovremmo farcela così, no? Ma non c'ho più voglia, guarda. Dai, su. Ma perché stiamo salendo lì? Ma cos'è? Perché dobbiamo salire lì sopra. Ma non... Madonna mia, non c'è l'antinfortunistica qua, però pericolosissimo. Costruisco il punto è devi fare una scala poi su quella piattaforma lì in legno. Noi dobbiamo salire lì sopra. Non ci arrivo, come... Fallo un po' basso, una un po' bassa.
fatto ridere. Ok. Ok, vai. Ciao Darwin è diventato. Vai. Non riesco a... Dai, Cristo! Non riesco a costruire, non riesco a costruire, non riesco. È sbagliato. È tutto sbagliato. È tutto sbagliato. Dio, Dio. Cosa sta succedendo? Non so, non lo so. Ma perché me l'ha costruita lì? È molto hilare questo momento, ma voglio sapere perché. Ma perché non costruisce? Ma... Ah, perché non ci sto io. Ah, non ci stai dentro, fra... Aspetta, aspetta, ok, ok. Che cazzo succede? Siete cretini? Mamma mia, c'ho l'acqua in bocca, posso. La fai? Ma perché dobbiamo... Andrea, ti devi levare dal cazzo, perché se tu stai lì non posso muovermi per mettere i gradini. No. La famosa acqua in bocca che c'hanno i pesci. Cioè, allora, il punto è che da lì poi dobbiamo salire sull'altra piattaforma e su ancora... Ce la facciamo? No, 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 vai, stiamo veloce, salendo per veloce. Niente, stiamo salendo perché veloce. Sei curiosa. Veloce. No, perché dobbiamo andare su, se non c'è niente giù dobbiamo andare su, scusami. Effettivamente non ha tutti i torti. Passa quanto d'ora qua? Sono Paolo, già lo sai. Ma no, io ti dicevo, fai una scala lì, scusami, non puoi farla. Ma che bravo che sei, vai. Aspetta, non si può salire, c'è il soffitto. Bravo, sfonda! Occhio! Non so cosa sto rompendo, se volo giù prendetemi. Oh, bravo, bravo, sali su. Sali su, là. Bravo. Ecco, siamo saliti qua sopra e adesso... Speleologo. Dobbiamo salire ancora più sopra. Ma Madonna. Perché da qui? Cioè, ma come ti è venuto in mente? Perché io sono andata dall'altra parte del monte e ho visto che lì sopra in alto c'è una piattaforma dove si può salire. Vedi che su ci sono tipo dei... Anche a destra, vedi che ci sono tipo dei ponti in pietra e delle luci. Ci sono delle luci perché ci sono delle torce lì in alto, quindi dobbiamo salire. Cosa sta dicendo, Andrea? È impazzito. Non vedo niente. Vabbè, vai, 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 allora proseguiamo, rimetti le piattaforme anche di qua. Mamma, ma queste robe qui erano anche tipo in GTA online. Devo dormire, devo dormire tutte qua. Le piattaforme nel vuoto, io non sono capace a farle. Anche su Abbo le facevano. In GTA, Abbo, le piattaforme nel vuoto. Ma ti ho saltato per giù, Andrea. In Abbo era un terreno di caccia. Perché non mi fa costruirci vicino a un focolare? Ah, no. Vogliamo dormire qua come gli scalatori? Andrio. Oh, Dio. Aspetta, Andrea, aspetta, aspetta, aspetta. Adesso ne vengo a capo, Ma è caduta lei, come facciamo? Manda giù. Come una... è caduta? No, vabbè, ancora un po' di vita. Ragazzi, la gente perde. Un drone? Non riesco a fare un pezzo. È proprio volgare la parola drone. Questo pezzo qui non riesco, come avete fatto a salire, scusa? Aspetta che stai impegnato a ridere perché ha detto drone, cioè, renditi conto. Il salta, maestro duro bella, che parla degli androni. Ce la fai, sgombra la mente. Ce la no, fai, ho già provato, sono caduta, se lo rifaccio ce la fai, ce la io fai, non so dove siete, non so cosa sto facendo. Allora, qua, guarda, dietro, guarda. Non riesco a salire, sono qua. Io non ho l'indio. Devi crederci. Sono in un moto perpetuo, stavo cadendo. In un mutuo perpetuo. Ah ah ah, è dislessico, ah ah, incapace. Ah. Io non sono in un mutuo perpetuo. Sono in un moto perpetuo. Per <metuo. ride> Che bello, ti sento ridere due volte, incredibile. Ma perché non salta? Veramente, veramente. No, non ce la faccio. L'ho sì, già sì morta prima. Sì che ce la fai. Ma va. Guarda, ha sprecato risorse, non si fida delle tue costruzioni. Olè. Quindi, cosa avete costruito? Non avete fatto niente? Già. Ragazzi, sto ridendo perché non riesco a parlare, fermi. Non sentivo manco te ridere, non so perché censura l'audio quando ridiamo. Cosa è successo? Non avete sentito che ho cercato di dire una roba di senso compiuto, è uscito di tutto. Non riusciva a parlare. Vabbè. Io non ho più risorse, dobbiamo fare una piattaforma che va fino là. Cioè, addirittura. Abbiamo la pietra. Ma regge. Guarda, saltaci su. Dimmi che quel suono era la tua testa che dopo che è caduta per 50 yard. Cazzo, viene giù tutto qua adesso. Okay, oh, ma che bravo.
Fermi. C'è un baratro. La. L'abbiamo fatta. Allora. C'è da andare o su di là o su di qua. Ma ancora su. Ah, c'è un altro troll. No, un orso che sta per lanciare. Si è lanciato. Oh. Okay, la triste allora, storia. Di qui si potrebbe, ma bisogna costruire. Ma ci sono le caprette su. Ma te l'avevo detto che c'erano. Le caprette. Le caprette. Devi... Vediamo se riesco a costruire qualcosa. Prendo un po' di legno. Perché stai distruggendo, non puoi chiedere a una forza della natura perché chiedi al tornado perché distrugge, perché così è stato scritto, perché così deve essere. Ma sta roba mi dà pietra, ma come? Anch'io ho speccato il legno, mi ha dato pietra. Beh, è bella sta grotta, questa grotta è prettamente ligure, si vede che siamo in provincia di Alassio qua a Moria con la A aperta, Alassio. Figa, c'è una Lassio, già lo sa. Basta. Questo minerale ferroso però ti viene voglia di masticarlo. Sembra tipo le caramelle rossana, tipo, di Torello. No, sembrano le... Come cazzo si chiamano? Le robe che ti fa il dentista, i ponti di ceramica. Guarda. Andriore. Oddio, che non me lo fa. E volano pezzi. Sono le 23. No? Come sono le 23 sì. E noi non possiamo salvare. Ok. Devi fare il giaciglio. Non ho più risorse. Io no, esatto, neanche io. Buttiamoci. Ma scusa, non si può saltare. Ho fatto. Sì, mica sì. Che brutta idea. Oddio. Vedi, siamo a 200 braccia adesso. Cioè, ci siamo stati di 10 braccia? Minchia, stiamo uscendo da Moria. Ah no, c'è un orso veramente lì sopra. Ve l'ho detto. Non si dice orso. Mangiare. Guarda Andrea, che cazzo stai facendo? Aiuto, sei incastrato. Dove siamo finita? No, si chiama orso, si chiama Handy Dio Deo. No, che spacchi la... No, che spacchi la scala! Minchia, sta volando giù tutto. Che si crolla tutto, tipo... Pipino, ma bellissimo quell'orso lì, ma lascialo perdere, si è ammazzato. Ma lascialo perdere che cosa? Ma lascialo perdere cosa? Vabbè, che sei un pappagallo, okay, Andrea? Ma mi state mandando avanti a me, scusa. Anche io sto pensando a Andy Dio Deo da un'ora. Ok, vabbè, ormai. Pensavo fosse la Vale. Cos'è? Che cazzo è? Ma qui si cade giù. Oh. Il serpentese. Guarda, ma che scena è, Andrea? Vieni a vedere, sali. Guarda, c'è un capretto. Dai, muoviti. C'è una capra che lecca la roccia. Ma cos'è questa opera d'arte moderna? È andata. Non c'è più. Sto mangiando della roba. Ma menatelo! Ha la stessa traccia d'aria degli orsi di Metin. Te li ricordi? Voglio dire, chi sarà il primo di voi a cadere giù dal ponte? Andrea, gli orsi fanno quel suono. Che cazzo? Andrione. Io non ho la torcia. Che violenza. Sì, ce l'ho o non ce l'ho? Capo One. Ma questo suono è normale? Ma il ponte di Barad-dûr, qua è dove Gandalf. Scusate, ma non potremmo farci un accampamento? Perché io qua. No, cioè, come cazzo facciamo a scendere? Oh, solo una cosa da dirti. Andiamo fare un viaggio rapido se avete un diamante nero. No. No. Certo, Andrea, hai un diamante nero in tasca? Sì, me lo metto sempre nel culo, non si sa mai. Così per la dogana, più che altro. Certo, li ritirano in dogana. Guarda dove è andata. A 700 yard da noi. Ma come fa? Come ah, guarda che lì ci sono 83 Fathoms per scendere. Cosa cazzo è il Fathoms adesso? Qual è il tuo segreto? No, 85 Fathoms. Fierce to Fathom. Perché mo si chiama un Fathoms? A certe altezze cambia lingua il gioco. No, vabbè, niente. Cambi, tipo le acque internazionali, cambia lingua, capito? Non c'è un checchio, il problema è che... Quindi sto cacchio di albero dov'è che si trova, scusami? Ma te l'ho detto che non dovevamo salire? Anziché farci venire giù un mese prima ci ha fatto venire su. Ha fatto salire un mese prima. Ma vogliamo prenderlo questo minerale ferroso? Sì, okay. Magari canta. Ma ne abbiamo un sacco in realtà a casa. Che ore sono? 23:30. 23.
E niente, torniamo giù, cosa vi devo dire? Quando sono triste, ragazzi, per ridere ripenso sempre a quella scena di un topolino sotto sfratto dove l'armadio cade sulle dita del tipo. È una roba orribile. Ecco, e mi ritorna il sorriso. Peccato per l'urlo soffocato. Beh, bello topolino sotto sfratto. Bellissimo film. Lei non lo vuole vedere. Lei... No, te l'ho fatto vedere. Non lo vuole vedere. Ma l'ho già visto mille volte, cioè... Ma ci sono i goblin adesso, com'è possibile? Cosa succede? È partita un rave? Ho già visto mille volte, ma bisogna vederlo mille volte una. A caso, i nemici, ci sono quattro ragni e tre goblin, cioè... Ma è nello stesso posto di prima? Dove c'era l'orso? Ma che stanno facendo? Ma è palese... Sta volando quel goblin. Sta surfando. Il sus. Grande Dio, è diventato un sim. Te lo ricordi? A porno. Kebab, la frase che ha detto prima di morire, tra l'altro. Ma cazzo fa Kebab? Ma che stai dicendo? No, il sim, che ha detto a porno e poi è morto. Infarto, però. Che bello The Sims. Quando esce il 5 lo portiamo. Quando esce il 5... Sì, si può giocare in coin online. Si può giocare in coito. Anche. Si può giocare in coop, quindi possiamo farci una casa dei nostri sogni. Se io faccio il calcio, bellissimo! Dove è andato? Ma avete sentito che quando l'ho buttato, l'ho spinto giù col calcio, ha sussurrato stronzi? Ma... Hai sentito? O sono pazzo io? Riprendete la registrazione, ragazzi. Riguardate Moviola della live. Te la ricordi la skin di Rambo in Warzone? Sì. Andiamo. No, c'è niente qua. Vabbè, pazienza. Vabbè, potremmo anche chiudere. Oh! Ecco, lo sapevo che finiva così. Era ovvio. Ho perso 100.000 di vita. Avete visto? Ho perso 100.000 di vita. Era ovvio che sarebbe finita così. Nano caduto, effettivamente non c'è espressione migliore. Nano caduto. E la tua roba dove è finita, scusami? Andi Dio. Questo evento la risposta. Però in realtà dovremmo lanciarcela. Ah, no, è qui la sua roba, guarda. Io mi sono lanciata, Andrea, se vuoi lanciarti qui. La sua roba comunque è qui. Allora prendetela e lanciatela giù. No. Prendigliela tu, va. Ma come faccio a prenderla? Non c'è spazio. Ragazzi, perché io non posso salirla sopra. Ma lo scopriremo la prossima volta. Chissà. Non possiamo risalire la prossima volta. No, bisognerà scendere. Tu scenderai, io salirò. Chissà no, come i due. Sono già scesa, è rimasto solo Andrea. No, rimango qui di fianco alla tua roba, così te la porto giù la prossima volta, dai. Ho capito, ma quindi dobbiamo giocare tutti e tre insieme la prossima volta. Sì, per forza. Senza di me non potete andare avanti. Questo ma è un sei colpo... sicuro che non spawni nell'accampamento? Non vorrei dire, ma basta risalire, non è che c'è tanto. Questo è un colpo da campo. Ci abbiamo messo 40 minuti per salire. Ce ne metteremo 80 per salire e scendere. Cosa ti devo dire? Sei tu che ci hai portato qua sopra per niente, che ti ho detto non c'è niente là sopra. Non c'è niente. Ci hai rimesso tu, ti rendi conto? Ande Dio Deo. Ci hai rimesso tu. Vabbè, io esco. E comunque sto giocando a Cities Skyline 2, ragazzi, molto attenzione, bello. Attenzione, ecco, il maestro duro ci dice... guarda, no, appena ogni volta che dico duro un piccolo sorrisetto si genera, incredibile. Il maestro duro adesso ci parlerà di Cities Skyline 2, che è un gioco che porteremo sul canale, nel mentre un po' di musica. Ma perché ho trovato i settaggi giusti per il mio hardware, devo dire che comunque sta sui 60, quando piove magari scende a 40, quando piove fuori nel mondo reale. Però a parte gli scherzi, il gioco è veramente figo, cioè si vede che è migliorato un botto. Fighissimo. Quindi... Sentite l'audio, sì. Allora, vi saluto, bestiacce, vi saluto che non avevo salutato l'altra volta all'inizio. Alex, Lore, Iale, Rasgarno, Danny, la cosa sul coso, Luck White, Vale Stark, Gustavo, la Sanity Wolf, Caffè Caldo, Garold, Under Diod, il Diablo, Ig, Ilci, il Maestro Duro, cioè avete già cambiato nickname. Ah, di già, The Python 91, Bestiaccia, no non è vero, però mi piacerebbe, Ig, Kirame, cioè non ce la farò, Frage, Daxin, Guerriera Celtica, ovviamente, Aimi, Lord Akami, Ita Fan, FNAF e Andrate. È tornata Celtica, non è più Elfica. Non lo so.
so, non ho idea. Horizon, Incro, Sad Song, Aimi, Dadaele e chi altro? C'è qualcuno di nuovo, bestiacce? Qualcuno di nuovo, dai, dai, qualcuno... Vabbè, ormai i nuovi se ne saranno già anche andati, però, però. Vabbè, saluto i sub, intanto Garbuzzo, Pedro Hollow Crow, Tratto Manga Blu, ragazzi, bestiacce, grazie mille veramente per le sub, per il vostro sostegno. Ecco, vedete a chi date i soldi, guardatelo, riprendeteveli, riprendeteveli per favore. Sembra il ritratto della tossicodipendenza. Mr. Mike, il Patta, Anna Galdi, Deghi, il Brucalifo, il Brucalifo. Poi chi altro? Teo Boy, Vale Cre, grazie, 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 bestiaccia, rotto Valhalla. E l'ultimo, ma non ultimo, è incredibile ma vero, The Dark Hunter 307, che tu sei già stato ultimo, ma lo sei di nuovo, lo sei di nuovo. E quindi, insomma, Andrea, ma qual è il segreto della tua pelle? Come fai ad aprire così i tuoi pori? Grande Dio. Esatto, esatto. Cosa rappresentava il Brucalifo nella lore di Alice del Paese delle Meraviglie? Un irlandese in un negozio di oppiacei. Non lo so, era un drogato. Cazzo. Il tossico. Il porridge, minchia questo porridge, sembra vomito. Ma perché ti sento così bassa, te? Ma sto lottando col cane, in realtà. Ah, bene. Ah. Quale dei due? Poi c'è cena, c'è cena. Insopportabile. Ha fatto uscire Wutan dal bagno, classico. Lo voglio Wutan, dov'è? Colpa tua? È fatto in te. Bagno. Ma... No, non è più in bagno, se l'ha fatto uscire. Voglio vederlo, Wutan, chiamalo. Evocalo. Spiega perché va in bagno. Chi è che va in bagno? Wutan. Va in bagno quando fa il cattivo o quando c'è bisogno di silenzio perché insieme se no fanno casino? No, solo va in che bagno lei... quando ce lo metto io. Come un bravo. Non è vero, perché basta che gli dici vai in bagno, lui va in bagno. Sì, comunque è come Pippo di Camera Caffè, sì, sì, va in bagno. E poi siccome Itil ha imparato ad aprire e chiudere le porte, quando lui è in bagno e lei si annoia, gli apre la porta, lo fa uscire. Gli skinwalker, è presente. Sì, sì, ma io, lei di notte cammina su due zampe. Cammina su due zampe, uno skinwalker. Cammina su due zampe. L'altro giorno abbiamo finito di mangiare, ho messo il cibo sopra il top della cucina. Top. E sentiamo spadellare a un certo punto. Stava cucinando. Sì, sì, si è riscaldata proprio gli avanzi e se li ha mangiati. È tornata proprio... Bello che è una nana del cazzo, alta 20 cm, eppure riesce a saltare là dove non può e fare cose che un cane non dovrebbe. Skinwalker Texas Ranger, esatto, esatto, esatto. Allora, bestiacce, domani mi raccomando siateci per la 4 ore, ve lo ricordo, 4 ore insieme. 4 ore di noi. Horror Night, 4 ore di potenza. Vogliamo vedere le recensioni di... Alan Wake, però Alan prima Wake. Devi dare la notizia. Per quello che ho letto io sono bene o male tutte positive, in realtà. Ah, sì, la notizia, però... è vero, dai, aspetta, è vero. Prima parliamo di questa. Allora, ragazzuoli, abbiamo finalmente le date ufficiali per la Games Week. Sabato 26, molto probabilmente... 25, sì, scusate. Molto probabilmente dalle 11... Avete capito, no? Esatto, quindi siateci dalle 11 fino alle 12. Facciamo il meet and greet, quindi quell'orario lì. E ci si becca allo stand di NC Media. Allo stand di NC Media, che dovrebbe essere il 16. Un mese prima del tuo compleanno. Esattamente un mese prima. Preciso, un mese prima del tuo compleanno. Incredibile, incredibile. Che questo porti sfiga, non lo so, vedremo. Quindi siete il mio regalo anticipato. Saremo lì un'oretta, ragazzi. Se ci incontrate in giro per la fiera. A cazzo potete anche placcarci tranquillamente. Sì, poi adesso vedremo un attimino, ragazzuoli, perché noi avremo la possibilità di girovagare, poi non è che saremo costretti a stare lì allo stand. Il meet and greet ufficiale. Il meet and greet ufficiale, se volete essere sicuri di trovarci, ci trovate lì dalle 11 alle 12 che facciamo il meet and greet, poi il resto sarà il cazzeggio. Va bene? Ok, ve l'abbiamo detto, poi ragazzi, so che alcuni di voi si fanno chilometri e niente. Dillo tu. Beh, penso che comunque ci sarà anche la mappa sul sito e quindi bisogna vedere prima dov'è lo stand, perché cambieranno sicuramente le robe dall'anno scorso. Cioè, vabbè. Saremo situati. Cosa vabbè?
c'è un sito, c'è il sito sulla mappa. Vabbè, non situati... così, no, non ma se tu che ridi, cioè, oggi non so che cazzo hai, dico parole e ridi. Chiedevano in chat se ti piace la grappa, gli ho detto che preferisci il whisky. È domanda assolutamente pertinente, sì, no, assolutamente pertinente e soprattutto necessaria su Twitch. Comunque sì, preferisco il bourbon, dire vero. Che c'è? No, ho detto una cagata, lo scotch, quello che piace a me. Confuso. Il bourbon. Mi piace la colla. Poverino, è nato speciale, ragazzi. Lo scotch, non hai capito la battuta, vedi che sei. No, l'ho capita la battuta, infatti sto dicendo, è nato speciale. Nel caso, se ci sono problemi, vi ammazzo. Grazie, Guerriera Celtica. Allora, grazie, ragazzi, in sostanza questo è... grazie. Questo è, quindi avete gli orari, avete le date, avete tutto, quindi direi che ci siamo. Però c'è anche un'altra notizia che devi dare. Quale? La do domani, ragazzi, stanno arrivando cose incredibili. Domani siateci perché sarà una live. Ma chi segue le mie live di domenica già lo sa. Perché l'hai detto già? No, non l'ho detto. Cosa hai detto? Niente. Non ho detto niente. Cosa hai detto? Non ho detto della Games Week e basta. Sì. E lo so che sarà un puttanaio. Ma perché non c'è più la musica? Ragazzi, però non mi va bene niente. So che sarà un puttanaio sabato, però ragazzi, noi non sappiamo più. Tanto è un puttanaio sempre. Esatto. Perché la verità è che la Games Week è una merda. Sabato, mi sembra. L'anno scorso venerdì. Era sabato, no? Venerdì. Ma vi siete mutati, vero? Sicuro che non era sabato. No, Andrea, noi stiamo parlando. Ah, vi parlate sopra come gente fosse. No, non è vero. Vabbè, comunque, cos'è che stavi dicendo? Mi sembra che fosse sabato l'anno scorso. Che era pieno in sci comunque. Infatti, che io sono rimasta intrappolata in mezzo alla gente. Ci abbiamo messo 3 ore e mezza per arrivare. Parcheggio ne abbiamo trovato. A te hanno decurtato i punti della patente. Per entrare poi dopo effettivamente ci abbiamo messo 1.5 ore. Era sabato. È stata una giornata di merda, se non fosse che vi abbiamo incontrato, i ragazzi. Vabbè, però stavolta a quanto pare ci sono tipo per 90 euro di multa comunque. I parcheggi. 90 euro di multa, volete sapere perché? Io lo dico, io delinquo, non me ne frega. Lo dico tranquillamente, apertamente. Ho parcheggiato nella fila dei tassisti perché non c'era posto. Parcheggiato tutti. C'era talmente tanta gente che non c'era più posto. Le macchine erano accalcate una sopra l'altra. Quindi mi sono rotto il cazzo. Ho detto: senti, io la parcheggio qua. Se mi fa la multa bene, se no sti cazzi. Perché se no non entravamo più in fiera, ragazzi. Credo che non so se la parla in metro. O in metro, no, perché se vai in taxi rimani bloccato nella colonna. No, perché poi la metro sbuca proprio dentro. Sì, beh, il problema è che sarà piena pure la metro, cioè nel senso. Non... Ma con che cosa ti stai pulendo? Col cartone? Con la carta ma del che cazzo? Cioè, quella lì è una tovaglietta che si trova alla Caritas. La Milano Ristorazione, sì. Ma guarda come era vana col dito poi, mica se stai facendo venire voglia di farlo pure io. È incredibile. No, perché No, abbiamo visto tutto, Andrea, tranquillo, perché non so se lo sai, ma quella è la carta per l'olio, quindi si è visto attraverso tutto. Anche controllato, è diventata trasparente. Sì, sì. Si è vista la miniera. Ma farete il cosplay di qualcuno? Sì, sì, io verrò con la mia maschera, Andrea con la sua. E poi ci smaschereremo. No, io mi vesto da te, tu ti vesti da me. Vabbè, tu ti stai già vestendo. Come hanno fatto Walter White e Jesse Pink. Ti sei confuso tantissimo, ma vabbè. Ragazzuoli, noi la chiudiamo qui anche perché sto soffocando. Ci vediamo domani alle 21.30 con... No. Non è alle 21, cazzo. No. Ci vediamo domani alle 7.30 con la Horror Night / Halloween Night, chiamatela come cazzo volete, 4 ore insieme, 4 ore d'horror, ci sarà ovviamente anche il maestro, come vi ho già detto, ospite speciale il Nervi, gioco allucinante che mi avete consigliato, Don't Scream si chiama, e nuove interazioni e nuove sorprese, parleremo parliamo di qualcosa che serve a voi, che potrebbe servirvi per Natale, non si sa mai, e... tra le altre cose le magliette, ma ne parliamo domani, bestiacce, vedrete, faremo, diremo, basta, fine, non dico più niente, bestiacce, è stato un piacere, fate i bravi, fate i buoni, ciao. Grazie, ciao, per ciao, ciao, buonanotte. È stato divertente giocare in allegria. Ciao, c'è un solo inconveniente, Andrea.